Buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Gran Ciao amici e amiche, dai che corriamo Marco Trans Games Silverstone. Il circuito di Silverstone con i suoi 5,8 km è uno dei più lunghi della stagione, 18 curve nella conformazione attuale, con velocità di giro che toccano i 230 km/h e anche uno dei circuiti più veloci di quest'anno. Attenzione alle monoposto quando entrano nelle curve a destra, Abbey e Copse, full gas. 2 minuti. Ciao Sandalers, sui mail a me. Valso la pole position con Charles Leclerc al suo fianco, quindi il resto della griglia: Verstappen, Perez, George Russell, ciao Sandaler, Hamilton, Ocon, Norris e Valtteri Bottas, Gasly, Magnussen, Yuki Tsunoda e Mick Schumacher. Quella Scharder, amico mio! Sta partendo, amico. Dobbiamo risolvere il problema di farla insieme. Ti chiedo scusa per oggi, ma avendo gli amici che mi hanno detto che non va bene l'online, non ho voluto rischiare. Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva, un po' come i guerrieri si preparano per una battaglia. Gli imprevisti rendono sempre nervosi, ma questo in parte è un bene, perché consente. Dobbiamo farla insieme, amico mio. E di prepararsi alla partenza del Grand Prix. Ok, manca solo un social per condividere la live e partiamo alle due giuste spaccate, ragazzi, alle due spaccate partiamo e speriamo che sia una gara emozionante, bella animata, con dei colpi di scena e soprattutto devo guidare per 60 giri senza distrarmi ed è questa forse la cosa più complicata della giornata di oggi. Io tra un po' mi metterò in modalità standby. In modalità standby, amici carissimi, amico Sharder, grandissimo. Tra l'altro, non so se hai visto che ho fatto il video e ti ho nominato, e ho nominato l'amico Kevin e ho nominato anche l'amico Maurizio. Perché il gioco delle costruzioni, ragazzi e amici miei, dobbiamo prenderlo assolutamente insieme. Assolutamente insieme. Io ho anche i guantini e il casco, ragazzi, ma non mi sembra il sto facendo. Ah, la Miami, grande. Allora Sharder, dobbiamo simulare, ok, un giorno di questi o una sera, ok Sharder, simuliamo la gara, va bene? Allora la simuliamo, così vediamo se va tutto bene, se per un'ora e mezza i server tengono. Facciamo in settimana una live io e te su Formula 1 e simuliamo davvero un gran premio, così quando vediamo che funziona tutto, capiamo di aver fatto bene, veniamo insieme a correre. Sono quasi le due, ragazzi, a correre insieme i 60 giri della prossima gara. Dopo Silverstone dove va la Formula 1? Dove va? Manuel! Grandissimo, sta per cominciare, gara emozionante Manuel, l'incognita del Formula 1 2022 che ancora Marco Trans Games non sa portare, l'incognita dei 60 giri, l'incognita del pettine, funzionerà tutt'oggi il pettinino verde? Possiamo festeggiare la vittoria di Marco Trans Sainz? Inizia le due? Dai, forza, dai, cominciamo. A inizio la gara di Silverstone, Gran Bretagna, Inghilterra, Formula 1 2022, via, gas. Sainz è partito malissimo, ragazzi, dietro Leclerc.
Mark! Sainz vuole recuperare Marco Sainz. Voglio recuperare subito il gap. Attenzione a non toccare dentro il compagno Charles Leclerc. Ma cosa fai, amico mio? Bella, bella Charder. Questo Leclerc addirittura ha tagliato la strada a Marco Drums. Giro di traiettoria incredibili. Vediamo se riusciamo a passarlo d'esterno. Grande Drums. Mi raccomando, mi raccomando. Un po' di fair play. Siamo in Inghilterra. Questa curva la canno sempre e credo di cannarla dall'inizio alla fine dei 60 giri, ragazzi. Bella, ragazzi. Allora, Manuel, sto usando la tua impostazione. Ieri sera poi non so se eri dentro. Manuel, amico mio, grazie mille della tua impostazione, perché mi trovo molto meglio col volante, come mi hai detto tu, Manuel. Grande, grande, grande. Orca la miseria. Ero un po' arrabbiato ieri sera perché non trovavo l'impostazione giusta del volante. Adesso va ancora meglio. Non è a livelli di Gran Turismo, il feedback, però true force. Però è fattibile, è molto più duro. Ci stiamo dentro. Carlos Sainz! Ragazzi, ragazzi, sull'erba. Carlos Sainz sente la pressione che mi danno i compagni dietro. Dobbiamo andare via, raga. Dobbiamo non sbagliare. Se smetto di andare nell'erba è meglio. Sono dietro. Ho preso un leggero vantaggio, ma si parla proprio di millesimi, raga. Qui loro la fanno a fuoco e io non riesco a stare dentro. Devo dar giù una marcia. Dai, dai, ragazzi. Gara emozionante fin dai primi istanti. Già il grandissimo Carlos Sainz sente tutta la pressione della scuderia, dei tifosi che tutti inneggiano il grandissimo Charles Leclerc. Ciao Luigi, tutti col grandissimo Charles Leclerc. Ma Marco Drums, Sainz ha fatto anche il giro veloce. Grande Luigi, come stai, amico mio? Buona domenica a tutti, ragazzi, buona domenica a tutti. In compagnia di Marco Drums, in compagnia delle spiagge, in compagnia delle vostre famiglie, delle vostre fidanzate, ragazzi, mogli, non sposate, non l'ho detto. Ah, non sposatevi, ragazzi, date trame. No, sto scherzando, sto scherzando. Sto prendendo la mano, Luigi. Cazzo, appena detto che ho preso la mano sono andato nella terra, nel terriccio. Allora, a livello grafico è meraviglioso. A livello simulazione, secondo me è molto più simulativo, lo dicono anche in tanti amici che l'hanno provato. A livello server non funziona bene, quindi Electronic Arts è anche scusata, però chiaramente, come tanti giochi, i primi giorni sono sempre un po' un disastro. Si vede anche Gran Turismo, che è fuori già da qualche mese, che non è proprio il top. Quindi riuscirà Marco Drums a imparare a fare bene quella curva? E amico mio, ai, spero che non ce l'ho anch'io un pezzo giurato nell'auto.
Devo prendere un po' di vantaggio, ragazzi, perché non... Oh, Silverstone, quella cavolo di curva lì non me la ricordo mai. Oggi è tensione, eh? Sono in tensione, ragazzi, non perché devo vincere per forza, che non mi interessa. Il risultato della gara può variare, ci sono talmente tante variabili, ragazzi, per come può andare una gara, che non è importante come arrivo in fondo, l'importante è arrivare, è come arrivare. Spero di non usurare la macchina, spero di non fare danni, di non brancare dentro nessuno. Quella Kevin! La gara è partita, Kevin, già colpi di scena tutto piano. Max Verstappen è dietro. È dietro, amico mio. Allora, con il settaggio di dell'amico Manuel, ieri del volante è andato molto meglio. Ero un po' arrabbiato ieri sera perché non riuscivo proprio a stare in pista col settaggio che mi ha fatto fare Manuel. Ma sì, questo, ragazzi, non è che mi piace tantissimo, eh? E stai dentro. Ma queste macchine le hanno fatte... No, non c'è le gomme che tengono Coco come le altre, no? Hanno cambiato i cerchioni, mi sa che hanno cambiato anche le gomme. Pirelli, dovresti farmi delle gomme che attaccano un po' di più, eh? Le mie gomme non attaccano molto. Oh, ragazzi, che tensione, che emozione, gara emozionante fin dall'inizio. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Oh, questa curva Drums la farà un giorno bene o sempre cerca di andare un po' fuori? In prima mai. Giro veloce, Marco Drums Sainz. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti in questa Formula 1 2-2. Siamo in Gran Bretagna, sto correndo in contemporaneamente con la gara reale che c'è, che dovrebbe anche essere iniziata in teoria, quindi stiamo correndo praticamente insieme. Carlos Sainz Drums in pole position. Ragazzi, io non prendo in giro nessuno quando diciamo così, è solo per fare un po' di ironia su Marco Drums Sainz o Marco Drums Leclerc. Ok, ragazzi. Ferrari sempre top, primo posto, sto iniziando forse a imparare senza saperlo il tracciato. Tra un po' bisognerà anche andare ai box, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, buona domenica a tutti, a tutte. È solo il settimo giro di 52, amici miei. Ok,
Raga. Concentrazione a palla. Quella la prendo sempre leggermente veloce. 8 marce le nostre Formula 1, la nostra bella Ferrarina, buttiamo giù di due, aspettiamo. Seconda. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi e ragazze? Buona domenica a tutti. Stiamo correndo in contemporanea con la gara reale, eh? Spero di portare fortuna alle nostre rosse. Visto che per adesso non ho avuto problemi tecnici, sono primo con un vantaggio rosicato però, eh. Otto di 52 amici. Riuscirà il nostro eroe a fare una volta fatta bene quella pista, quella curva, quella pista ragazzi. Nessun record, eh? Allora, avevamo cominciato a fare le prime gare di Formula 1 con tutti gli aiuti, fino ad arrivare a solo il controllo trazione e basta, e il freno antibloccaggio che è una rottura di scatola. Questo Formula 1, amici, è molto bello. Formula 1 2022. Amico mio, come stai Rocky? Gara emozionante fin dall'inizio, non sono successi colpi di scena eclatanti come in Azerbaijan, che c'è stato un bel casino. Bene bene, grande, sono contento, anch'io oggi. Carla e Leonardo
sono andati, mio figlio Leo, sono andati a, a bagnare i piedini nell'acqua, io avevo la gara, però comincerò anch'io ad andare a bagnare i piedini nell'acqua, quindi tra un po' le live del pomeriggio, sabato e domenica magari le salto e facciamo solo quella della sera, però per adesso, e le gare di Formula 1 le farò tutte, quindi mi organizzerò per le gare, per essere qua con voi. Questa gara è ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, è iniziata nel migliore dei modi. Allora, ho avuto un po', dopo vi facciamo vedere gli highlights, alla fine ho avuto un po' di partenza sgommata agli inizi, quindi ho perso trazione e sono dovuto mettermi dietro all'amico e compagno Charles Leclerc. Distacco dall'auto dietro, 3,5 secondi. Porca, ho dato troppo gas a metà curva. Ho dato un sacco di gas a metà curva, ragazzi. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenuti ragazzi e ragazze. Dai che ci divertiamo con Formula 1 2022. Le gare di Marco Dran sono più emozionanti di quelle vere. Orca, orca, orca. Incredibile, incredibile. Sainz ha perso il controllo ed è finito nel prato. Ci possono essere errori anche minimi di distrazione e andiamo a perdere la gara, ragazzi. Attenzione Dran. Non riesco più a fare giri veloci, eh? Incredibile, ragazzi! Ok, grande, grande, Loki! Grandissimo! Stasera Gran Turismo, ore 21, ragazzi, quindi... Bella lì, bella lì! Voglio la sorpresa di Loki! Andiamo... Partiamo con Gran Turismo, andiamo a vedere la sorpresina di Loki. C'è anche la sorpresina del nostro amico Sharder, che ha fatto due livree, mi ha detto, bellissime. Quindi se stasera non avete nulla da fare... No, 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 era già in previsione Gran Turismo, Loki. Dovevo già fare Gran Turismo. È ieri che mi sono sbagliato, ho fatto tutte le copertine di Formula 1, ma volevo fare Gran Turismo ieri sera. Ciao Gray, grandissimo, se non sei iscritto al canale iscriviti amico mio, porcalo, stavo andando a destra dove non c'era la pista raga, ciao Gray, grandissimo. Allora io non mi ricordo se sei iscritto o no, se sei già iscritto grazie mille, se non sei iscritto al canale e ti piace iscriviti dai amico mio, che abbiamo una bella chat, si gioca insieme, si fa tante belle cose, Gran Turismo, tanti giochi. Allora oggi non c'è la mia amica Giulia e Lord, che sono i miei moderatori, che fanno un sacco di roba, però c'è l'amico Sharder che modera anche lui, quindi però sta giocando, quindi farà un po' della moderazione a tempi alternati in base al giro. Vero Sharder? Però c'è Loki, grandissimo Loki, amico e maestro. Orca loca, mi sono dimenticato, maestro driftatore della nostra squadra corse.
Allora, siamo al 13° giro, ragazzi, ho fatto una gara già fino a qui emozionante. Colpi di scena, partenza non proprio. Aspetta, ciao amico mio. Scusa, sai che non mi ricordo le cose, in più stiamo anche facendo Silverstone, che già di suo non è che è proprio la pista che preferisco al mondo, eh. In più col Formula 1 2022 ho dovuto imparare anche a giocare, cosa incredibile che a 44 anni devo mettermi dietro e imparare a giocare da un gioco, perché ha praticamente no cacchio, no ragazzi, è dietro Verstappen, lo sento, è dietro Verstappen, sto sbagliando troppo amici. L'angolo di comfort zone è praticamente andato, è andato la comfort zone, ragazzi. Probabilmente sono anche un po' le gomme. Anche un po' le gomme probabilmente, eh. Sento che scivola un po'. Infatti, vedi? Già entrano i box. 14, 28. Sono un po' pochi 14 giri, no? Verstappen ce l'ho sempre dietro, ragazzi, ce l'ho dietro. Avete visto che era lì di fianco, eh? Ciao Loki, grandissimo. Ciao amico mio, buon sonno. Dobbiamo recuperare un po'. Ciao amici, amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Siamo... Verstappen nei box! Ecco l'altro colpo di scena. 15° giro. Ciao amici e amiche, Verstappen nei box. Verstappen nei box. Che emozione, che... No, un'altra volta ho fatto sto errore. Confermo la sosta al termine di questo giro. Vai. Entriamo in box, ragazzi. Momento di tensione.
32 secondi. Non mi ricordo più dove sono i box in questo gioco, in questa pista. Porca. E qua no, perché... Non tengono più. Raga, non tengono più. Mitici, non tengono più le gomme. Dai, 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 ragazzi, dai, dai, dai. Mitici. Se non siete iscritti al canale, sono già consumate, sì, sì, sì. Sono già consumate, sono già rientrati tutti, Kevin. Non tenevano più. Non tenevano più, amico mio. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ce l'ho fatta, ho preso un po' di vantaggio, ragazzi. Gomme nuove. Andiamo. Sono riuscito a recuperare un po' con un giro magistrale prima di andare ai box. Eh sì, guarda qua. Sì, erano le gomme, ragazzi. Dai, dai, dai. E calcola, Kevin, che loro sono entrati a 14-15 giri, eh. Ho due ventilatori, raga, per simulare. Uno la velocità. Il compagno di squadra è 8,6 secondi. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Il nostro caro Verstappen è dietro, eh. Ciao amici, benvenuti, buona domenica a tutti. Appena sfioro il freno, già mi... Porca.
Speriamo in un bel giro. Niente. Caspita, che errore grave aver dato tanto gas durante la percorrenza della curva. Allora, se vi piacciono le mie gare, ragazzi, andate a seguire sul mio canale YouTube anche l'Azerbaigian. Ah sì. Kevin, ho due ventilatori, dopo ti mando una foto. E non sto sudando solo grazie a questo, ho due ventilatori su di me, raga. Sì, 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 Kevin. Sai cosa possiamo fare, Kevin? Sharder, ci sei ancora, amico mio? Finito il mega Formula 1, la mega gara, se tutto va bene, che sono di buon umore perché abbiamo vinto, possiamo andare a fare un farming, eh? Cosa ne pensi? Ci facciamo un'oretta o due di Farming Simulator? Se c'è anche l'amico Charder, che lui sta correndo adesso, dobbiamo farla insieme questa gara qua, eh? Tengo Verstappen incollato, per me va bene. Non hai ventilatore, cacchio Kevin, vai a comprarlo subito, Amazon. Dai, un... Perché ragazzi, io avevo detto all'amico Sharder che mi è dispiaciuto che non abbiamo fatto questa corsa insieme ai 60 giri. La prossima vediamo di organizzarci, perché in settimana voglio fare la stessa prova, perché mi hanno detto che l'online non funziona. Abbiamo fatto un po' fatica anche a noi, il mitico TM ieri sera non è riuscito a entrare, infatti poi dopo non l'ho neanche più sentito in live, spero che vada tutto bene, e perché purtroppo non funziona tanto bene. Esatto, esatto, no, ma Sharder, ma vai tranquillo, non è che non voglio farla perché non voglio farla con te, eh. Assolutamente, non sappiamo cose strane, non l'ho fatta perché c'è l'online che non funziona. Se tu metti caso che siamo dietro oggi in questa gara fantastica, emozionante come nella realtà, a un certo punto mi viene fuori finita la lobby perché l'online non c'è, capisci amico mio che non ha senso allora che sto qua a farmi 60 giri di gara con i nostri amici di Twitch e come nella realtà, ecco, tutto lì, tutto lì. E per quello, quindi quando funzionerà bene l'online, in settimana ti ho detto facciamo una prova, facciamo una gara, ma possiamo fare quella dopo magari, o Silverstone o un'altra, insomma, o Miami magari, una di quelle vecchie, ce la facciamo. E
Allora, sai che cosa? Io volevo, perché poi dobbiamo anche andare a aiutare il campo di Sciarderino, però volevo, se per voi va bene, fare gli incarichi nella mia, che c'è tutto. Oppure ne cominciamo una nuova, però Kevin, bisogna, per far sì che almeno la live è più interessante per i nostri amici che entrano, che ci sia crescita rapida o comunque, capisci quello che voglio dire? Cioè, se entriamo dentro e facciamo la farming da zero con pochi soldi e poco niente, credo che diventi noiosa. Quindi io volevo farla nella mia farming, che ho un sacco di soldi ed è la fattoria che usavo per i trofei, e io devo fare 50 incarichi, se mi date una mano a fare gli incarichi, perché c'è anche il Manitou, posso far vedere ai nostri amici un po' tutte le macchine e poi ci prepariamo a ci prepariamo, vado meglio quando parlo, ragazzi, ormai ho imparato a correre e parlare con voi in chat e tutto, quando adesso sto parlando con voi in chat sto andando più forte. Siete che il mio cervello dice, Marco dai, pensa a fare altro che ci penso io a guidare, che vado più forte, che stai riconcentrato. Infatti ho preso un bel po' di spazio da Verstappen. Se non succede qualche rottura o qualcosa di strano che mi distraggo, ragazzi, credo che la gara di oggi in Gran Bretagna sia un gran successo, per la Ferrari, per Carlos Sainz, per Marco Dran Sainz, scusate, e per i nostri tifosi e i nostri amici di Twitch, i nostri cari amici follower di Twitch. Sì, però io volevo far vedere agli amici anche che carico le balle di fieno col Manitou e tutto, capito Kevin? Facciamo la mia oggi, dopo comunque a Farming Simulator ci ritorniamo anche in settimana. Io devo proprio fare 50 incarichi per il trofeo, volevo platinarlo quel gioco lì, così mi date una mano stavolta, la volta prossima entriamo nella tua di Kevin e la volta dopo entriamo in quella di Charder, tanto... Allora, adesso facciamo un po', ecco, già non dovevamo farla, quindi, però mi è venuta voglia, vedendo oggi, ho fatto un video, ragazzi, andate a vederlo sul mio canale YouTube, dove parlo del gioco Construction, sì, facciamo party PlayStation, se no è un disastro, il party di gioco è uno schifo, già quello play ogni tanto ci sei il rimbombo, che non riesco a capire come si fa a toglierlo. Ho visto anche dei video su YouTube e uno peggio dell'altro, ragazzi, robe incredibili. Tu hai le cuffie nuove, Kevin, vero? Attenzione, grande, così vediamo se sta ancora quel problema là, ti ricordi che c'era sempre un po' di rimbombo strano quando entravamo io e te insieme? Album, devi lasciarmi spazio, amigos, cazzarola, Album! Scemo! Collisione! È stata una mossa molto rischiosa, potevano darci. Ciao Andrea, amico mio! Appena rientrai lo sapevo! Caspiterola! Vai tranquillo, Charder! Allora Andrea, ti ragguaglio un po' sulla situazione! Grandissimo, grandissimo Andrea! Vai tranquillo Charder! Tanto c'è anche l'amico Kevin, chiacchierò con lui! E Andrea,
è successo che la partenza è stata un po' traumatica. Beh, oddio, mi ha passato solo Charles Leclerc. Ciao amici, amici di Twitch, grandissimi, buona giornata e buona domenica a tutti. Marco Drans Games Formula 1, Marco Drans Sainz. Oggi ho abbandonato l'amico Leclerc perché Sainz è andato più veloce e per dare omaggio a questo gran pilota ho fatto anch'io la pole. Grande Drans, Marco Drans Sainz. Allora Andrea, ti prima ho già ringraziato Manuel dell'assetto che mi ha dato, che comunque l'impostazione volante mi ha dato la dritta di metterla a zero perché avevo fatto troppi casini, credo, quindi era andata praticamente troppo male e mi trovo bene. Adesso devo solamente imparare un po' a togliere pian pianino il controllo trazione, perché sai che c'ho il piedino 180 kg di piede, quindi è un po' incasinato come situazione. Sto anche imparando la pista perché ragazzi, dal gameplay del 2021 al gameplay del 2022 è cambiata la macchina, è cambiata l'erogazione del motore, della potenza, è cambiato un sacco di robe, eh? Anche l'aerodinamica dei mezzi. Ma come mai Sainz? Amico mio, si va dove è il vincitore! Per dare omaggio a questo meraviglioso pilota. E così potevo fare anche il titolo della live, Pole di Sainz. Cioè ero pole di, la pole di Charles Leclerc, non ci credeva nessuno che era una gara simile realistica. Ciao Nick, amico mio! Allora, sto benissimo Nick, ho due ventilatori puntati addosso, ho una cosa incredibile Nick, perché ho paura di sbagliare e non voglio toppare la gara di Silverstone. Come sappiamo Silverstone è un circuito importante per la Formula 1, dove c'era un sacco di macchine, un sacco di gare. Non mi ricordo che cosa c'era Silverstone, però sempre stato dentro nella Formula 1. Questo Formula 1 2022, ragazzi, io lo consiglio, anche se fino a ieri lo stavo un po' bocciando, eh? Però sapete perché? Perché bisogna imparare il gameplay del Formula 1 2022. Allora, è un po' cambiato il gameplay. Graficamente è fighissimo, non ci sono scatti, è bello fluido l'immagine e sono in grafica, quindi non è in prestazione. PS5 ovviamente. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Oh, per salutarvi sono andato sul verde, sono andato nel pratino. Allora, ho preso un po' di vantaggio grazie a Marco Drans Games, che è riuscito a correre un po' forte prima. Abbiamo i doppiati sono un po' un'incognita, ragazzi, eh? Non è che l'intelligenza artificiale di questo gioco sia fatta molto bene, oppure è fatta talmente bene che come nella realtà non ti lasciano passare, eh? O fanno di tutto le traiettorie più sceme, perché tu poi li vai a sorpassare e tu fai la traiettoria scema e loro sono sulla scema e gli vai addosso e gli spaccano il musetto. Non ho ancora fatto danni rispetto al Gran Premio dell'Azerbaigian, che là è stato veramente una cosa, ragazzi, se non l'avete visto andate a vederlo sul mio canale YouTube, è stata veramente una... Mamma mia, che gara all'Azerbaigian, di tutto è successo, di tutto, un sacco di safety car, un sacco di cose strane. Invece qua torniamo sulle piste proprio, sulle piste come le conosciamo noi, belle larghe, senza muretti, senza case, senza nulla, piste. Siamo il regno della Formula 1, siamo i re delle corse, le macchine più veloci di tutte, quindi è giusto che si vada sui circuiti a fare tempozzi la paura. Allora, Nick, c'è da fare delle valutazioni. Allora, i tuoi amici rimangono sul 21? Sì, no, se rimangono sul 21 rimani sul 21. Non ti interessano i tuoi amici, non giochi online o comunque non ti riguarda quella roba lì, e chiaramente
ogni volta che esce quello nuovo io consiglio sempre quello nuovo perché è un miglioramento del vecchio. Infatti, come vedi, la grafica è spettacolare, eh? E adesso la Twitch che va ai 1080p, esatto, quindi frega niente il giocare online. Allora, la grafica che vedete voi è un pelino minore del 4K HDR che vediamo sulla TV, e ti posso assicurare che, a parte essere fluidissimo, è veramente fatto bene, è veramente tanta roba. Il rumore è fatto benissimo, quindi suoni. A livello proprio di fluidità del motore mi piace molto di più questi motori qua. Infatti, se vedi, senti il motore. Le macchine ovviamente sono come quelle reali, quindi di questo campionato, sono tutte diverse ed è una figata correre con le macchine reali. I team sono come quelli di adesso, quindi per quanto riguarda questo fattore sì, ti consiglio assolutamente di comprare questo qua. Il gameplay è un po' cambiato, io mi sono trovato un po' in difficoltà, ti dico la verità, agli inizi, e anche proprio con i controller, con il mio Logitech G923 ho trovato un po' di difficoltà. Infatti l'amico Manuel Tracking, il nostro amico Manuel, mi ha dato dei consigli, il nostro amico Andrea mi ha dato un sacco di consigli fighissimi che ringrazio. Abbiamo fatto delle partite, delle gare online, però purtroppo l'online non funziona ancora bene e oh, incredibile, si fa una fatica con questi doppiati. Sta incominciando a avere duro gomme, eh? Adesso vediamo quando cominciano ad andare box, non ci spariamo un paio di giri dopo, ma andiamo dentro anche noi, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, buona domenica a tutti, grandissimi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, grandissimo, dai 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 dai, che arriviamo a 610 entro stasera, forse. Se comunque vi può interessare, porto Formula 1 2022, Gran Turismo 7, un sacco, assetto corsa competizione e un sacco di... Però dopo questa live facciamo una live di Farming Simulator, eh? Poi porteremo anche sul canale Construction Simulator a settembre, quando uscirà in 4, ci faremo delle gran partitozze da paura a costruire le cose, ragazzi, vi aspetto sempre sul canale. Fall Guys con la mitica Kitsune, la mitica amica mia, e Zubituzzo TV, Zubituzzo anche per quanto riguarda Warzone, il mitico Morris Gamer FPS, grandissimo Morris su Warzone, su... portiamo anche Fortnite, portiamo sempre tutto per divertirsi. E Five Guys, bellissimo, con l'amico Roller Coaster Champion, con l'amico Morris, con l'amico Mario, zio Mario SD. Forse convinco anche Kitsune a giocare a roller, adesso vediamo un attimo. Con gli amici sempre grandissimi che sono l'amico Kevin. Orca! Ma dove mi ha fatto passare il doppiato questo qui balordo? Abbiamo rischiato! Ciao Gianmarco! Incredibile, sto andando fuori! Grazie, grazie amico mio! Se non sei iscritto, iscriviti al canale! Se sei iscritto, grazie, perché non me li ricordo tutti gli iscritti. Grande, grandissimo! E portiamo un sacco di giochi, ragazzi, un sacco di giochi. Poi sul canale mio YouTube ne ho tipo 1500 video, ho fatto 7-8 giochi solo tra ieri e oggi. Io voglio farvi vedere tutti i vari video di giochi che ci sono anche sullo store, che sì, prima di comprarli, invece di andare a vedere gli youtuber grandi che alla fine della fiera non vi dicono nulla. 1:36:08, ragazzi, vado più veloce quando parlo con voi, mi piace sta cosa. Ormai il mio cervello è diventato talmente multitasking che se non parlo con voi e non ci divertiamo insieme, vado lento. Invece quando parlo, faccio altre cose, va veloce. Probabilmente il cervello dice, stai zitto Marco, parla di cose, di tante altre cose, così io riesco a concentrarmi sulla gara invece che star concentrato che poi vado a sbattere. Di solito funziona così, eh? Stasera facciamo live Gran Turismo 7. E finito questa facciamo una bella livettina di... Ah, grazie amico mio! Oh,
Oh, grazie, l'ho visto adesso. È perché tra mentre corro una cosa e un'altra non ce la faccio vedere tutto. Grazie, amico mio. Oggi di solito c'è sempre anche i miei moderatori, la mitica Giulia, il mitico Lord, grandissimi, e l'amico Sharder, però Sharder sta correndo e Lord e Giulia hanno fatto 5 anni o 6 anni che sono insieme, quindi grandissimi, sono andati a festeggiare, di certo non sono qui con noi oggi. Però ci sono sempre, vedrai Gianmarco, che c'è una bella chat, bella animata e tutto, portiamo un sacco di giochi e giochiamo anche insieme a voi, quindi se vuoi giocare insieme a noi poi si può fare. Quando andiamo a giocare online poi ti spiego come fare. Senza problemi, fai pubblicità al mio canale e ti ringrazio tantissimo. Ragazzi, comincio ad avere le gomme un po' finite e i piedi un po' stanchi, vi dico la verità. Adesso il prossimo passo del mio canale... Non hai il Formula 1 2022, ma c'hai il 21? Gianmarco? Gran Turismo 7? Roller Coaster? Fall Guys? Dai, qualche gioco lo troviamo. O comunque vieni dentro a chiacchierare con noi in chat, che a me fa piacere, ragazzi, A volte non vado neanche online a giocare con i miei amici online, a volte mi faccio proprio delle live così riesco a parlare, ridere, scherzare con voi, stando proprio tipo macchinetta, no? Quando si parla senza dover aspettare che gli altri parlino e ascoltare quello che dicono. Ah, ragazzi! Ah, ok, il 20 no, il 20 non ce l'ho. Marco, prossima volta maratona live non stop con tutto il campionato. Con i giri là. Sì, fidati. Domani mattina. Lo cominciamo domani. Mamma mia, ragazzi, ho fatto una 12 ore di live su Gran Turismo. Sono stato male per 3 giorni. No, però sai cosa, Andrea? Perché io questa qui la volevo fare con il tipo Sharder, no? Volevo provare. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Benvenuti Marco Trans Games. Buona domenica a tutti, Gasly, levati! Ma perché devo sempre essere io a spostarmi in posti assurdi per passare i doppiati? Sono i doppiati che si devono spostare. Incredibile, l'intelligenza artificiale di sto gioco. 2-1 Leclerc, grande! Grande Sharder, saluta l'amico Gianmarco Sharder, che non ho la possibilità di scrivere in chat. E Carla oggi tra l'altro è pure anche data lei al lago con il mio figlio Leonardo. Allora, ti dico la verità Gianmarco, questo gioco qua l'ho preso al day one, ah no, in 3 giorni prima al day one. Ok, io di solito faccio 65-70 con il 2021, ok? E sì, benvenuto Gianmarco, mi sono distratto un attimo, colpa di Gianmarco. Allora, no, di solito faccio... sì, c'è anche Andrea Sharder, grandissimo. E di solito faccio al 65-70, perché ti dico che dovendo anche leggere i vostri commenti, parlare e fare una live, io non voglio fare le live con le mute per far vedere che sono bravo, non mi interessa, e mi piace invece intrattenere e divertirmi, quindi faccio 65-70, no? Però aspetta, qui è tutto bene, ok? Qui diciamo, ah, bravo, Drums, parli, ridi e scherzi, 75-70. No, in realtà ho dovuto scendere a 45 oggi, perché questo Formula 1, che è uscito martedì... Sì, grazie Andrea, grazie. Allora, poi ti devo dire, Gianmarco, che i miei amici tipo Andrea, Loki, Manuel, tutti mi danno una mano anche a capire dove sbaglio nel tracciato, mi dicono cosa fare, gli assetti, è veramente un gruppozzo da paura la nostra chat, siamo più una famiglia che un gruppo di persone che vanno a vedere uno streamer youtuber famoso come me. No, scherzo ragazzi, magari. Infatti già va. E no, praticamente, tra l'altro ti chiami come me, Marco, anche io mi chiamo Marco. Marco Drums Games, Marco Batteria Giochi, sarebbe in inglese, perché ormai siamo un mondo che se non fai le cose in inglese non ti caga nessuno. E poi tra l'altro era come mi chiamavano gli americani del gospel quando venivano, e io li facevo o suonavo insieme loro la batteria acustica, oppure gli facevo i service audio e luci
E allora quando poi eravamo nel Check Sound suonavo con loro e mi chiamavano tutti Marco Browns, quindi è rimasta proprio nel cuore la cosa della musica e il mio nick sarà sempre questo. Esatto, abbiamo la squadra corse su Gran Turismo, però chiaramente lui non ce l'ha, ma non fa niente, almeno fai un po' di sponsor, perché se c'è dei tuoi amici che vengono a vederci, che vanno Gran Turismo, abbiamo una squadra corse fantastica. Tra l'altro Gianmarco, se non hai nulla da fare stasera o se hai anche qualcosa da fare, passa lo stesso per un saluto, ti faccio vedere tutte le auto e le livree fighissime che il mio amico Sharder Design. Allora, se prendi Formula 1 2022 sei tra i nostri, ok? Nel senso che quando vuoi giocare online, se hai bisogno di qualche informazione, di qualche settaggio, che qualcuno fa una roba o un'altra, sai che noi siamo qui aspettati, grandissimo. Sì. Esatto, io cerco sempre di far risparmiare i miei amici, però sinceramente quando un gioco merita, insomma, bisogna buttargli dentro qualche soldino. È una passione, un hobby nostro che è veramente bello, però contando tutte le ore che ci tiene incollato agli schermi. Allora, se hai il Plus, assolutamente sì. Quando comprerai Formula 1 2022 facciamo le lobby insieme. Sì, Sharder, infatti diceva che se lo prende. grandissimo! Per colpa di Marco. Ok, se hai Plus, sì, basta che compri il gioco e possiamo correre. Facciamo le lobby, chiaramente ci saranno le live dove io gioco da solo, faccio la campagna, una roba, la campagna a due giocatori la faccio io e Sharder. Ciao Nico, qualcuno che mi aiuta? Sono impostazione del volante. Ok. Allora, ciao Nick. Nick, aspetta, cosa ti chiamavi? Nick, non mi ricordo, non ho visto. Allora Andrea, puoi aiutarlo amico con le impostazioni del volante? Amico mio, se non sei iscritto al canale ti chiedo una cortesia, se ti iscrivi al mio canale, se ti fa piacere Nick, così ti diamo una mano senza problemi. Allora, io avevo dei problemi invece contrari a te, del volante troppo molle. Oh, grande Nico! Grandissimo! Adesso vediamo quando un attimo riesce a risponderti Andrea, perché lui è un grandissimo. Andrea è un... a parte che è bravissimo. Eccolo qua. Non hai da passargliele? Se lo facciamo iscrivere sul canale... Aspetta, Andrea, fai iscrivere il nostro amico sul Discord, che gli passiamo le foto. Facci 1.35, porca... Cioè, allora, Nico, adesso se Sharder o qualcuno riesce a passarti il Discord, dovrei farlo io, ma dovrei interrompere la gara, se no rimani qua ancora un attimo. Esatto, hai Discord, non funziona però, non ho ancora settato. Bisognerebbe proprio copiare il link e mandarlo. Di solito c'è la Giuri che c'ha il link. Nico, no, non funziona, non ho dato il canale di Discord. non ho settato il robot. Intanto l'amico vi dice di fare 1.35. Proviamoci ragazzi. Proviamoci. Intanto gli ho dato 43 second a Verstappen. Verstappen sta già piangendo. E sto doppiando Bottas, ragazzi. Incredibile. Ciao Bottas. Incredibile. Tra un po' arriverò a doppiare anche me stesso. Allora, no, stavo dicendo all'amico prima, Gianmarco, che normalmente uso 65-70. Oggi purtroppo... No, non facciamo spoiler, ragazzi, ma non dirmi niente. Speriamo che non sia una gara del merda anche oggi, eh. Io ho voluto portargli un po' di fortuna all'amico Sainz, ma cacchio. Perché di solito c'è gli amici che vengono a vedere me, poi dopo guardano la gara vera, no? Allora non voglio dire niente di quello che succede nella realtà, visto che la facciamo in contemporanea. Grande, Forza Ferrari sempre e Ducati. Io ho la Ferrari e la Ducati nel cuore. Allora, se vuoi iscriverti, beh, se cerchi su YouTube va bene, amico mio, Nico. Se no ti do il mio Discord, che poi tra l'altro ci mettiamo d'accordo, ridiamo, scherziamo e posto tutte le mie live, così sapete quando... Tra l'altro dovrei cambiare anche le informazioni di Twitch e metterle, il Discord, metterlo direttamente nelle informazioni.
devo avere anche il tempo e Yamaha, anch'io, io avevo la Yamaha, la batteria, la TRB 11.000, era tutta nera, dorata, placcata oro, mamma mia, era una batteria acustica, ragazzi, che aveva un suono incredibile. Poi, come tutte le cose della vita, ho dovuto smettere di suonare e... dici già di fare il pit, ma sono già entrati loro? 37, le gomme vanno ancora abbastanza, eh? Dici già di entrare, Gianmarco? Quello è vero, quello è vero. Però non vorrei entrare troppo presto. 38-52, quanti giri mancano? Vabbè, 40. 12, 14 giri. Dai, facciamo ancora 3-4 giri. Tanto c'è sempre il... Dai, 42 entriamo. Appena poi... No, dovrebbe essere in contemporanea, Andrea. Alle 2 partiva, credo, eh. Alle 16 lo fanno sulla 7, credo, eh. Non vorrei dire stupidate, ragazzi. Se ho detto una stupidata chiedo scusa e rettificatemi, eh. Però mi sembrava di aver visto questo. Alle 16 parte. Ah, il Gran Premio Reale. Ah, che figo. Pensavo che era alle 12. Ma come mai alle 14? Boh. Ah! Allora ho sbagliato, scusate ragazzi, scusate. Ho sbagliato l'orario, potevo partire alle 14 anch'io, potevo riposarmi un po' di più. Invece, vabbè, noi facciamo il nostro Gran Premio alle 12. Eh sì, infatti. No, non lo guardo. Non lo guardo. Boh. Per il fuso, ah, ok. No, non lo guardo perché andiamo a fare live su Farming Simulator, amico mio Andrea. Me lo registro e guardo gli highlights. Tanto credo che non vorrei portare sfortuna o troppa fortuna. Sarà un Gran Premio un po' noioso come quello che sta succedendo qua a da Marco Drums Games. Marco Drum Sign. Come si dice tutto attaccato? Così. E ok, grazie al tipo lì che mi ha fatto passare. Tra un po' mi doppio da solo, ragazzi, eh. Entro nello spazio-tempo e mi doppio da solo. Dai. Allora, da che... Infatti ti stavo dicendo, Gianmarco e Nick, che praticamente avevo delle problematiche un po' anch'io a settare, come dice l'amico Nick, il volante, no? È vero. Hai ragione, mi scuso. Oh! Ah, tu dici così? Così, Andrea? Le gomme, raga! Aspetta, faccio un giro, eh. Ecco, vedete ragazzi che mi piace un botto. Ah, c'è anche il GG che è bellissimo. E volevo arrivare al 42esimo. Stavamo parlando io prima e Gianmarco di fare al 42esimo, poi gli sparo dentro un bel 1.35 se riusciamo, dai. 41 dici? Al prossimo giro? Dai, al prossimo giro ci sto. Ci facciamo il cambio al prossimo giro, raga. È vero. Oh, la Power Unit è a posto. Siamo a posto. Anche qui, ma che roba? Un po' le... Certo, hai ragione.
Ha fatto ridere Gianmarco, grande, grandissimo. Replay, replay. Dopo andiamo a vederlo. Mamma mia, incredibile, sento la stanchezza, ragazzi, sento la stanchezza. Cos'è, un'ora? Siamo già a un'ora di gara, un'ora di gara seduto sullo stesso posto con due ventilatori, amici miei, perché sennò ero già morto di... Allora, al prossimo, prestiamo un attimo attenzione qui che devo andare in box. Eresi 1.10, cosa sono? Verstappen, incredibile. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, se volete iscrivetevi al canale, grandissimi. Ah, ok, scusa, pensavo che era 1.10 il tempo che dovevo fare. Vedi che già sto sciroccando, Gianmarco. Sento già la stanchezza, ragazzi, mi chiudono gli occhi, c'ho sonno. Ma come fanno questi qua a correre a 300 all'ora per due ore di tempo e non essere stanchi, ragazzi? Oh, 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 incredibile! Scusate, scusate, scusate! Devo entrare in box, amici! Adrenalina, sì, penso proprio che è quella, quella che manca quando giochi, perché vabbè, sai che non rischi la vita, quindi frega poco, insomma. Rientra ai box alla fine di questa. Però hai ragione. Raffila te. Tengono lo scotch agli occhi, bellissima anche questa. Ciao amici e amiche di Twitch. Dai che siamo quasi a fine gara, ragazzi. E il grandissimo Carlos Sainz ce la sta ventola. Ce la sta facendo forse. Andiamo al cambio gomme. Sappiamo sempre, ragazzi, che il cambio gomme c'è sempre qualche incognita, qualcuno che magari si dimentica di mettere un bullone. Oh, entriamo ragazzi. Allora ragazzi, il cambio gomme io l'ho fatto fare automatico perché non c'ho mica voglia, Allora devo schiacciare una X, mi sembra, che prima ho visto. Intanto bevo un po' d'acqua perché ragazzi sto anche perdendo. Oh. Fanno come nel film di Mr. Bean. Madonna, spero di no. Oh, li avete messi i bulloni, raga? Raga. Ai meccanici. Dai. Fai attenzione alle gomme adesso. Attenzione, devo andare in temperatura alle gomme. Vai. Come viaggiano. Crystal Ball. Ti immagini? Buoi. Scaldiamole un po' e il giro dopo lo facciamo, raga. Mamma mia, io adesso ho un po' di sonno, ti dico la verità. Un po' di sonno e stanchezza. Sì, gira meglio, però non devo esagerare, perché poi le vado a sbucciare. Vedi? Devo stare attento a quella curva lì. Poi l'amico Andrea mi dice di non tirare troppo le macchie. Di cambiare immediatamente. Amico Nick, sei... Ma sai cosa ti dico? Farming Simulator è talmente bello. Andare in giro col camion, col mani tu a caricare le balle di pieno. Mi piace un botto, a trebbiare. Dai. Lord, amico mio! Grande Lord, sono entrati due amici oggi, Gianmarco e Nick, grande amico mio, come stai? Tanti auguri a voi per i 7, 6, 7, 8 anni, a voi!
Grandi, grande Lord dello Judy. C'è una bella chat oggi, amico mio. Il mitico Kevin, Andrea, Gianmarco, Nick, Charder. La Giulia, dov'è? Dov'è la Giulietta? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Hai mandato una foto. Grazie ma non cantare. Grandissimo, dorme, dorme. Oh. Ok, mi raccomando di rispondere alla chat, Charder. Tu hai il Discord, Charder, da mettere nel gruppo, così l'amico Nick che voleva le foto, un aiuto, potevamo dargli la foto su Discord. Se non ce l'hai dopo te lo passo, eh. Forse ce l'ha l'amico Lord. Lord, tu per caso ce l'hai il Discord, il mio Discord? Quello che normalmente Giulia mette quando serve. Oh, oh, Con che è uscito fuori a fuoco, raga. Oh, Andrea. Grazie, Andrea, amico mio. Un bello abbonamentino. Grandissimo Andrea, grazie, grazie amico mio. Grazie Lord, grazie ragazzi, siete fantastici. Oh, una bella ora ai rotti con un bel guadagno. Ce l'hai il Discord? Puoi metterlo per piacere, che c'era Nick che aveva bisogno di sapere le impostazioni per il volante di questo gioco e non c'era nessuno che aveva il mio Discord, quindi penso che sia andato a vederle su YouTube, ma a questo ci siamo noi, YouTube cosa serve? Quando c'è il mitico Andrea, Lord, la Julie, io, Charder, possiamo aiutare i nostri amici dal Discord. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti e benvenute. Grazie, sì Lord, se ce l'hai sì, grazie. Non so ancora se è dentro Nick o se è andato a vedersi i filmati, però se c'è. Grande Andrea, grazie, grazie mille Andrea, gentilissimo. Vai tra Andy. Ti dedico la vittoria, Andrea. Allora, dedico la vittoria a tutti quelli che mi fanno un abbonamentino oggi. Per adesso al mitico Andrea. C'è anche l'amico Gianmarco Lord che è entrato oggi, fortissimo. Sebastian Vettel è fuori? Ai, povero. Vediamo se riusciamo a fare questo benedetto 1.35, ragazzi, ma è veramente tanta roba alla fine della gara, Ah, lo spumante alla prossima, va bene, va bene. Grande Shard. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno Troll, fammi passare. Attenzione, che cosa è successo? La pista è libera, bandiera verde. Ok, pista libera. Avrò fatto 600 cambi, ragazzi, oggi di cambio. Io ho sbagliato completamente la marcia, perché se la faccio in prima mi giro 4 volte. Davvero? Madonna! Allora, io ti dico che
La gara mia dell'Azerbaigian è andata di sacco e piccare anche la mia, è successo di tutto e di più, una gara emozionantissima, è incredibile. Invece diciamo che questa Silverstone sta andando liscia. Ma hai visto quello lì? Dove cavolo si è messo? Che se solo io ero un po' spostato lo brancavo dentro. Gasly. Sette giri di safety car, quando da passa? E quando gli passa? Sette giri, Charles, mamma mia. Allora, Charlesino, andiamo sulla mia farm, ok, dopo. Così c'è tutti i mezzi, c'è tutto, posso far vedere ai nostri amici tutte le cose di Farming Simulator, tipo un tutorial. E poi la prossima volta veniamo da te, Io ho Gran Turismo normale. Ma il 7 o lo Sport? Gianmarco? Vedi un attimo di indagare Charter, Andrea. Ah, lo Sport. Ah, ok, lo Sport. Allora, se vuoi venire stasera a vedere com'è Gran Turismo 7, sei benvenuto. Io alle 9 comincio con l'amico Charter, Andrea, tutti quelli che vogliono venire. Ci facciamo parecchie gare online e ti faccio vedere anche un po' com'è quello. Poi, tra l'altro, non so se sapete, ragazzi, con il nuovo PlayStation Plus Extra e Premium, io ho fatto il Premium, a parte che l'avevo già comprato anche prima perché ci giocavo dal day one, io Assetto Corsa Competizione, che è un altro gioco race simulativo però, Oh! Grande Lord, rimani comunque dentro in live, amico mio! Dopo se fai la live vengo a vederti anch'io. Oh, Giulia! Amica mia, ti sei svegliata, grandissima! Tanti auguri a te, il tuo amato Lord. Mamma, un bel cafferino, mamma, per piacere. Grazie. Grazie, mamma. La mamma Wanda, grandissima. Giulia! Na, 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 na. Latifi, fammi passare. Oh mio Dio! A momenti brancavo dentro Latifi. Oh my God, come dicono gli americani. Ciao Giulia! Na 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 na. Io Gianmarco gli canto sempre la canzoncina a Giulia. Io sono un metalmeccanico, amico mio. Controlli. Torni a controllo numerico. Faccio i pezzi per treni, navi, automotive, i raccordi che ci sono negli ospedali dell'ossigeno, tutte quelle cose lì. Raccorderia in acciaio inossidabile, acciaio a titanio, ferro e ottone e alluminio. Una volta, tanti anni fa, quando è 30 anni che sono in questa azienda, da volta quando sono arrivato lì all'inizio, che avevo 15 anni, facevamo i pezzi per la Ferrari corse. Mi ricordo che arrivavano già presso fusi in alluminio e li faceva solo il mio capo, poteva metterci le mani solo lui su quei pezzi lì perché erano contati e costavano un botto, erano proprio del reparto corse. E grande, oh Giulia, c'è del grandissimo Gianmarco, salutate la community, il grande Gianmarco. C'era anche Nick che è entrato dopo ma non lo vedo più. Vediamo se riusciamo a fare 1.35, raga, ma credo che è un po' impraticabile 1.35. ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Sì, amica mia, ti ho fatto anche gli auguri sul gruppo. Allora, avevo bisogno, Giulia, che l'hai già fatto, quindi ti ringrazio, del Discord, perché c'era l'amico Nick che aveva bisogno delle impostazioni del volante che non riusciva, ci è scritto prima. Oh, grandissima, grazie. Anche tu Gianmarco, se vuoi iscriverti al Discord, al mio Discord ci siamo tutti noi e ci possiamo mettere d'accordo per giocare o anche soltanto per sapere quando vanno le live o anche per dire ciao, insomma. Quindi tutti quelli che volete. Oh, è arrivata la moderatrice, vedi che mancava la moderatrice, grande Giulia. Mancano gli ultimi giri, ragazzi.
1.35 non credo di riuscire a farlo, eh. È una cosa che va oltre. Stai a dormire, hai fatto solo che bene, Giulia. Solo che bene. Se potevo dormire anch'io oggi pomeriggio con tutto il caldo che fa, l'avrei fatto volentieri. Invece Carla e mio figlio, il grandissimo Gianni Boy Leonardo, sono andati al lago. Abbiamo un lago fichissimo qui. Sempre se c'è acqua, eh. Ragazzi, abbiamo una carenza di acqua impressionante, speriamo che vada tutto bene. E noi ridiamo, scherziamo, giochiamo, ma qua se poi manca l'acqua, cercarsi per tutti, eh. Fatto bene, Giulio. Sì, sì, sì. Noi abbiamo il Lago Maggiore, è fighissimo qua. Il callo di motore, ragazzi. Avete sentito anche voi? Caspiterina. Non voglio che alla fine succeda qualcosa, di meccanico. Allora, io ne ho qua... Oh mio Dio, Albon! Sei un pazzo! Sei un pazzo, Albon! Sei un pazzo! A momenti ci giocavamo tutto... Ci giocavamo... E c'era... ma come mai, Andrea? Allora, mio figlio Zaneboy Leonardo, che fa lo youtuber insieme a me, ha 11 anni. Orca la miseria! Invece mio figlio Vittorio, che non fa lo youtuber, non si è mai visto, perché non gli interessa, ne ha 18, mia moglie Carla gioca con me a Gran Turismo e io ho 44 anni, posso dirlo perché sono un uomo e poi tra l'altro ho fatto pure la festa di compleanno sul canale, su Twitch e ho messo tutto su YouTube. Allora, sì sì, guarda. No, dimmi, lo fai cadere dopo. Sì sì. Allora non riesco. Allora no, non ha il suo canale, lui viene a giocare con me. Però credo che non ci siano. Allora, io so che per giocare le sport bisogna avere 14 anni, ma per fare il canale no, non c'è restrizioni. Basta che sia un genitore che lo fa e vigila su quello che succede. Non c'è, non, a meno che sappia io che sono un creatore, non ho avuto informazioni di quello. Però chiaramente no, live non c'è problema, può stare qualsiasi persona, basta che dia consenso, nel senso non che deve darlo scritto, che voglia essere ripresa, perché se per dire vengono dei miei amici, non vogliono essere ripresi, io li riprendo e inizia a essere un problema, ma non c'è età. Almeno in tutte le FAQ che sono andato a leggere di Twitch, ragazzi, perché magari se non streamate sembra una stupidata, ma c'è un botto di roba, infatti non si può sentire musica perché si prendono gli strike, non si possono dire. Io non dico le parolacce. Sì sì. Sì sì, non c'è problemi. Non c'è problemi perché ho un sacco di amici, anche Zubitutto, Willis, Orca, ma... Oh! 1.35! 1.35! 1.35, Gianmarco! Sì, 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 sei a posto, sei a posto. Non c'è problematica in quello. Comunque poi puoi anche informarti meglio. Io nelle FAQ e in tutte le mail che mi arrivano da sia da YouTube che da... Sì, 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 anche da Twitch, poi anche di TikTok, devo andare a leggerli perché da quanto streaming, da quanto è nata questa idea. Io, orca miseria ragazzi, no, incredibile, Marco Drums ha fatto 1.35, è il più a lungo, incredibile. Allora, io streamo proprio seriamente da Twitch da quando è uscito Gran Turismo 7, dal day one di Gran Turismo 7, ragazzi. Prima non sapevo neanche cos'era Twitch, no, perché ho detto che era Twitch, perché seguivo
degli amici, ma non andavo su Twitch, ero solo su YouTube. Su YouTube dall'uscita della PlayStation 5, perché ha un modo di streamare la PlayStation che è fantastico, cosa che non ha la mia Xbox Series X, che si può fare solo da Twitch, è in beta sulla Series X. Invece dalla PlayStation 5 basta schiacciare il tasto share, si va a scegliere o YouTube o Twitch e si è in live con la webcam bellissima che hanno fatto in Full HD. Che Play ha? Io ho la Play 4, ho la 4 Pro e la 5 dal Day One. Questa qua è 5, PlayStation 5. Dal Day One sono stato... Ragazzi! Stavamo chiacchierando! Non ci siamo accorti che è finita la gara! È bellissima la 4, è bellissima! Ragazzi, è finita la gara! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Pilota del giorno Bottas, ma perché? Ma perché? Mi viene da piangere! Perché pilota del giorno Bottas? Ho fatto la pole, ho fatto due ore di gara. Perché Bottas? Gioco infame. Ah raga, due occhialini, GG. Allora, e infatti mi sento un po' anch'io come Sainz in questo momento. Bello, fiero. Grandi occhialini, Drums, Sainz. Aspetta, aspetta. Mi dispiace. Che cosa è successo? Dopo leggo. Ragazzi, aspettate che stiamo festeggiando. Ragazzi, oh, bevete, costa un botto quel robo lì, eh. Ah, quando sei Sainz sai di essere bello ma poco talentuoso. Hai ragione, ma Sainz ha vinto oggi grazie a Marco Drums Games. Sainz ha vinto, incredibile ragazzi, che gara amici miei, che gara incredibile. Il giovane, grazie mille del follower, ragazzi, non avete prestato attenzione che il mitico giovane si è iscritto al canale, grazie ragazzi, grazie ad Andrea per l'abbonamento, grazie amico mio, ecco qui Gianmarco che ti seguo anch'io, settimana prossima ragazzi, grazie mille tantissimo ragazzi del vostro supporto, del vostro follow e anche degli abbonamenti, se avete anche quelli al Prime e volete farmi, io sono veramente contento. Andiamo di highlights ragazzi, sono veramente felice. Dopo leggo la chat a vedere che cosa ha scritto Sciarderino a Giulia. Sì Giuli, Andrea grandissimo. Ah, ti sei fatta male il dito. Oh, Giulia, mi spiace, amica mia. Sì, guardate l'inizio, amici. Guardateli qui. Gli highlights, guarda Drums come lo supera. Cambio di traiettoria di Leclerc. Incredibile, Leclerc. Non puoi combinare cose del genere. Leclerc, non puoi fare così. Non puoi, amico mio, fare così. Guardate, queste cose qua non ci sono nell'altro Formula 1 2021, eh. Queste sono riprese bellissime, il replay davvero è eccezionale sul 2022, siamo su PS5. Ah, grande Giuli, regate abbonamenti a tutto spiano amici. grandi, grazie mille ragazzi, dai che dobbiamo comprare il volante nuovo, dobbiamo comprare il DD Pro quando ci riusciremo. Eccola qua la ripresa da dentro ragazzi. Che figata, vi faccio vedere un pezzettino di replay anche dal dentro, eh? Guardate che grafica sono riusciti a fare, eh? Adesso andiamo a 49, adesso sono gli highlights, sai, sono le cose più fighe che sono successe nella gara. Dopo andiamo con replay a 49. Grande che ti ricordi il giro, io l'ho già dimenticato, amico mio. Ah, ragazzi, Giulia, il grande Gianmarco, bisogna farlo entrare nel nostro gruppo incredibile di chat della Twitch. Grazie a mia mamma che mi ha fatto un caffè, perché ragazzi sono veramente stanco.
queste sono un po' le inquadrature, Gianmarco, che si hanno con il Formula 1 2022, che sono più o meno quelle vecchie, però sinceramente certe cose come i replay così no, il replay normalmente era scattucchioso, nell'altro non aveva... Oh! Oh, oh, oh! Al 24esimo cosa succede? Ah, qui è quel balordo che... Guarda, ma che roba, mamma mia, mamma mia! A momenti facevo il cozzo per colpa sua. Al 52esimo Marco Drum vince! Marco Sainz, Marco Sainz. Allora, andiamo col replay. Così, allora, facciamo una cosa. Ok. Ciao giovane, grazie per il follower, amico mio, grandissimo. Allora, ho dimostrato il 21. Marco, sei un grande. Grazie ragazzi. Bella gara, grazie giovane. È stata tosta, mamma mia, è stata veramente tosta. Andiamo al giro 49 perché l'amico Gianmarco mi diceva che c'è stato. Guarda qui l'inizio. Mamma mia. Guarda l'inizio. Aspetta, andiamo un po' indietro. Traiettorie incredibili, grazie Giulia. Se volete iscrivervi anche al Discord, ragazzi, possiamo chiacchierare tra di noi e seguire tutte le cose che porto sul canale. Poi ho anche un canale YouTube che ho 1500 video con un sacco di giochi fichissimi e poi ritrasmetto le live, faccio tutorial, video stupidini e tutte queste cose qua. Adesso ho iniziato una nuova rubrica che sono platini stupidanti, che sono veramente i platini quelli stupidi della PlayStation, di giochi che prendi e con R1 fai il platino, quindi ho creato una nuova rubrica. E poi oggi ho creato anche una nuova rubrica che sono i giochi che arriveranno sul canale di Marco Drums. Cominciamo con Construction Simulator. Alla fine hai giocato con medio o completo? Allora, alla fine Andrea, come aiuti ho giocato soltanto con il TCS completo, quindi l'aiuto di trazione completo e senza e i freni antibloccaggio. L'intelligenza al 45 perché sinceramente mi sono collegato tardi oggi, abbiamo mangiato la grigliatina e quindi non ho fatto tempo a fare bene un giro, volevo partire in pole position con Carlos Sainz, non volevo partire ultimo e quindi praticamente non riuscivo a fare il giro iniziale, perché come sai amico mio è bello diverso dal 2021, quindi bisogna prendersi un po' la mano. Tra l'altro va Leclerc lì che mi ha buttato quasi fuori, grandissimo Leclerc, Allora non so se vedete il livello di dettaglio della macchina, anche del pilota, delle gomme, del volante, ha fatto veramente un bel lavoro Electronic Arts comunque. Andiamo a 49, è che io non so, allora, aspetta, è vero, hai ragione, scusami. Allora, come si fa ad andare avanti? Allora, no, dai, è possibile che va avanti così poco? Allora, su e giù, R musica, R1. Ah, ok. sì, no, sai che io sono onesto, non mi frega niente, nel senso... 49, iniziamo dal 48 al 49, amico mio, dai, 49. Ecco, qui è come corre Andrea, vero Andrea? Tu corri dalle gomme? O dal musetto proprio? Fighissimo ragazzi, eh? Allora, qui stavamo parlando io e l'amico Andrea e ho fatto dei dritti da panico. Dalle gomme, questo. Bello anche così. A me sinceramente mi piace tantissimo dall'alto, da qui, proprio come mai fatto tu. Ciao Matti! Allora, la 3 sarebbe... Matti. Ciao Matti, grazie per i follower, amico mio. Grazie mille. Stiamo andando a vedere il replay di questa gara incredibile. Qui stavamo parlando io e l'amico Gianmarco, che lui mi ha dato un follower oggi. Stiamo chiacchierando un casino, ragazzi. Tu la laterale, questa qui. E abbiamo fatto di quei dritti da paura, mi diceva. Vediamo il 49esimo. Grande Giulia, grazie. Sì, benvenuto. In teoria anche mio figlio mette la E col 3. Spero che sia Matti. Toradin, grande per l'abbonamento. Oh, Toradin! No, grandissimo, amico mio. Grazie mille per l'abbonamento. Al giovane, ciao Lord.
grandissimo, 48, ah è 48, aspetta, infatti non c'era niente, allora aspetta, aspettate ragazzi, allora le visuali sono queste qui, viso da dietro la macchina, anche guidare così sinceramente, no, che scusa di cosa, oh, io non mi ricordavo neanche Gianmarco, tanto stiamo vedendo il replay, Ciao bello Toradin, grande Toradin, grazie mille amico mio dell'abbonamento, grazie Andrea, grazie Toradin. Allora dedico la gara, l'ho detto prima e lo faccio, dedico questa gara all'amico Toradin e all'amico Andrea che mi hanno fatto l'abbonamento. La gara, la vittoria della gara è dedicata a voi due amici miei, grazie, grazie mille e comunque a tutti gli altri miei amici e i nuovi iscritti, è dedicata a tutti ragazzi, ma soprattutto agli abbonati. Allora, andiamo al giro 40, oh, ma questo che staffa, oh. È un motoscoreggino. Allora, ok. Allora, andiamo un attimo indietro perché per me questa è la visuale casual gamer. Sì, però ti devo dire la verità. Sai che non è male? Non è malvagia. Allora, 48esimo ho detto l'amico Gianmarco. Scusate ragazzi, faccio un po' di casini con i comandi. Allora, andiamo a vederla dal dentro. No, dai, vediamola dal fuori. Qui stavamo parlando io e Gianmarco ha fatto un allungo da paura. Credo che sia questa, Vediamo il 48esimo giro. Qui vi potevo giocare la gara, ragazzi, Vi potevo giocare la gara. Comunque per farvi capire, amici miei, è veramente figo, a livello grafico questo gioco. L'online devono metterlo a posto e Electronic Arts si è pure scusata dei problemi. No, era molto prima, era prima, ma quando ragazzi, quando era quell'allungo lì, io non me lo ricordo, aspetta, ma perché cambio visuale, ma dove sono io sono questo, vi ricordate il giro raga? Ciao amici e amiche di Twitch, mega gara, oggi ha vinto Carlos Marco Drum Science verso il 42. Allora vediamo un attimo, prima o dopo dei box raga? Andrea, Gianmarco, vi ricordate se era prima o dopo i box? Ma che bello comunque il cambio gomme, grandi ragazzi della Ferrari, grandi il team Ferrari, grandissimo il team Ferrari. Prima 39, allora andiamo a vedere il 38esimo, dai, andiamo a vedere il 38esimo che cosa è successo. Prima, confermato. Bella ragazza, un carico come un violino, il violino si carica, no, però fa niente, sono carico perché ragazzi ho vinto, ho fatto un'ora e 20 minuti, un'ora e mezza, hai sbagliato il numero, vai tranquillo Gianmarco, non c'è problemi, tanto io non mi ricordavo neanche di averla fatta, quindi siamo già su un piano incredibile, Andrea, carico come una dura, come una dura bell, perché non facciamo pubblicità noi, a meno che mi pagano, Andrea, se mi pagano vedi te, sponsor, tabelloni con il nome della pubblicità, incredibile, non vedo l'ora che qualcuno voglia fare pubblicità, un contenuto che si sa, vedi Giulia che lo sai, la Giulia ormai mi conosce troppo bene ragazzi, ha capito che sono arrivati gli abbonamenti e la mia gioia esplosa. Dai, un passo in meno, piccolo, piccolo mio Logitech G923. Beh, allora, big sono tanti money, less money, però va bene. È un pezzettino al giorno per arrivare al nostro Fanatec DD Pro. Bello Logitech, non lasciarmi a secco però, perché senza di te cosa facciamo poi? Sei un bel volante, ragazzi, io consiglio tantissimo se voi volete iniziare a giocare con il volante di comprarvi il Logitech G923, ha il True Force, ha il ritorno di forza bellissimo, la pedaliera che è durissima, non si rompe, anche altri amici youtuber che hanno un sacco di iscritti che usano il G923 non gli si rompe mai la pedaliera, funziona benissimo, è bello preciso e davvero la durata e come sono fatti i materiali, che io sudo anche abbastanza parecchio le mani, non si è rotto niente in un anno che ce l'ho, è perfetto. Obiettivo canale con le donazioni, le donazioni sono ancora più fighe che gli abbonamenti, perché le donazioni arrivano tutti i soldi a me, però non devo vederle tutte queste cose Andrea. Poi vai su YouTube e ci sono 100.000 video che ti spiegano, devi vedere 10 video per vedere come si fa una cosa, no?
Infatti io faccio i video tutorial sul mio canale YouTube. Giulia, puoi mettere il mio canale YouTube per piacere? E lì spiego nei tutorial come si devono fare le cose dalla A alla Z, no? Non che devi vedere un pezzettino, poi un altro video per vedere l'altro pezzettino. Ed è veramente quando ho tempo di farle, grazie, grazie amica Giulia, un bacione a tutti. Vi do un bacio, ragazzi. Ah, tra l'altro Gianmarco, eccolo qui. Non li vedremo mai i soldi. Mai, Charter! Eccolo, questo è il giro, 39, raga. Vediamolo. Ah, era quello di prima. Scusa, aspetta che andiamo a rivederlo. Era successo adesso, vero? Mentre stavo parlando ho visto uno che andava dritto, ero io. Come risparmiare 12.000 Mythicoin, bravo. Gianmarco, ci sono i Mythicoin. Quando tu parli nella chat e tutto... sì, infatti mi sono accorto che era questo giro qua. Vediamo un attimo anche dal dentro, che questo è un giro figo. Ci sono i Mythicoin che tu puoi spendere per farmi bere, per il pettine. Ma non esiste tipo un highlight che si può vedere? Highlight. Cioè i migliori, le cose più successe. Sì, ci sono, l'ho fatto vedere prima, Kevin. È solo che non fa vedere questo allungo che ho fatto, incredibile. Che stavamo parlando io e Gianmarco e poi a un certo punto tipo che andava bene le cose, bello, bla bla bla, ho fatto un lungozzo da panico. Comunque, sì, gli highlights, adesso te lo faccio vedere, tanto finito questo giro qua ti faccio vedere gli highlights, almeno sono le cose più belle della gara. Intanto vi faccio vedere un po' tutte le visuali, raga. Questa qui è quella... Oh, eccolo! Grandissimo, veramente. Vi faccio vedere un po' tutte le... Questa è quella più bella da vedere, eh. Pettine, sì. Puoi far dare il bacino da Marco Dranzo, da mia moglie Carla. Un sacco di cose carine che puoi fare. Poi ci sono un sacco di icone. Fammi vedere le icone che possono usare Giulia. Giulia è la mia moderatrice, ragazzi. È la moderatrice più brava di Twitch. È grandissima. Gli voglio un sacco di bene e grazie. Poi ci sono, sì, esatto, io che faccio, sì signore, io e mia moglie, la mitica Olly che è la mia cagnolina, Olivia, ma gli specchietti c'è Formula 1.99. Cioè nel senso che fa schifo gli specchietti. Dopo c'è l'amico Sharder Design, esatto, che è anche lui moderatore, è bravissimo. Esatto, il Trophy Queen ci può mettere la vetrina, Marco, grazie. E poi c'è anche il mitico Lord, che anche lui fa da moderatore quando entra, perché è un grande, faceva i pronostici un po' di tempo fa, che erano bellissimi, che faceva proprio... Eccolo qui, il GG, la macchina, la mitica macchina... Il mio gioco di forma. Ah, ok, sì, hai ragione. 99, li ho giocati tutti, eh. Sì, tu sei un grande moderatore, anche tu Lord, quando ti ricordi i pronostici? Ma dai Charder, mo fai lo speso, che ti ricordi, è tutto il giorno che ti sto ringraziando. E poi Charder, ragazzi, Gianmarco e tutti gli altri che siete entrati oggi, fa delle livree pazzesche, bellissime in Gran Turismo, eh. Delle livree veramente incredibili. E io vi aspetto stasera alle ore 21, se non avete niente da fare, se volete passare anche solo per un saluto, se volete entrare per vedere le livree, se volete stare con noi tutta sera, noi facciamo dalle 9 alle 11 e andiamo a giocare a Gran... andiamo a giocare a Gran Turismo... a Gran Turismo 7, sì. Allora, aspetta che voglio far vedere l'amico... Charder Highlights, eccolo qua Charder, no Charder, scusami Kevin. Ma sinceramente mi è venuta la gasa. Eccolo qua Kevin. La paga, ma che stai a dire raga, oh. Ma che paga che, qui non paga niente nessuno. Per ogni livrea. Mi state facendo ridere di gusto raga. Ah ok, allora quando sei nel menu spostati per le stanze della casa. Ah, i big money, sì, quello sì, Charder secondo me dovrebbe aprire un canale. Oh, anche le
E tieni ragioni. Grandissimi, raga. Quasi quasi. Se ci facciamo anche un'altra corsettina, cosa ne dite? 3 euro per ogni sponsor della livrea. Caspita. Arriviamo alle 4, dai. Il problema di PlayStation è solo uno, che quando chiudo una live per cambiare gioco, cioè quando cambio gioco mi chiude automaticamente la live, e questo è un po' il problema di... Però no, in realtà, potrei chiudere Formula 1 e aprire Farming Simulator senza chiudere la live. Vabbè. Questi sono gli highlights, Giro 2. No, no, ce l'ho la scheda, amico mio. Ho preso l'Elgato, l'HD 60 Plus. Andrea, ce l'ho la scheda. Il problema è che va troppo a scatti. Il problema che scatta, perché il computer, il mio portatile, è un i7 Acer Aspire, i7 16 giga, però ha la scheda video integrata, non ha forse nel menu veloce della Play, e allora la PC, sì. E purtroppo scatta, abbiamo fatto 100.000 tentativi anche io e Kevin, abbiamo anche overclockato il processore, però non riusciamo proprio a farlo andare più veloce. Non c'è niente da fare, devo cambiare computer e non posso adesso in questo momento, che qua ragazzi, qua ci stanno massacrando. I pellet per poterci scaldare da 4,20 euro sono passati a 12 euro, ragazzi, da 4,20 euro a 12 euro, vi dico solo quello. Allora, personalizzazioni, abbigliamento, la casa, la tua... Ah no, le livree, profilo, la tua casa, forse è qua che vi dice Sharder. Ah no, i mobili, vabbè, è carino. Sì, Giulia, un sacchetto da 15 kg da 4,20 euro a 12 euro l'uno. Fai te quanto... ci costa 1200 euro invece di 4,20. Con le sub di oggi 3090 easy to buy. Sarà 6 euro, 7 euro. Manco un sacchetto di pellet, amico mio. Però un gradino alla volta. Grazie mille di tutto quello che fate. Allora, vediamo un attimo dove mi dice l'amico Sharder di andare nel... Non ho capito. Allora, a parte che ho fatto il pass podio, ragazzi, Quindi cosa? No, mi diceva che ci sono i trofei. Sì, Giulia. È andata 4,20, poi sono riuscito a prendere 40 sacchetti a 7 euro. Purtroppo non ne davano di più, perché un po' per uno fanno, sai, come queste cose qui che... Oh, Sharder, grande Sharder. E praticamente adesso costano 12. Domani devo andare a comprarne ancora, perché ne faccio fuori 100 in una stagione invernale. E questo è davvero. Allora, volevo farvi vedere una cosa, ragazzi. Ci sono anche le gare così, e praticamente sì. Sai che io non parlo mai di cose fuori dei videogiochi, perché tutti dobbiamo svagarci qua dentro, non dobbiamo pensare ai cazzi di tutti i giorni che ognuno ha, però effettivamente qua siamo tutti scemuniti, ci stanno mettendo alla canna del gas. Allora, vediamo un attimo, ci sono queste prove, ragazzi, su Formula 1, No, non credo. Sì, effettivamente. Non capisco neanche la motivazione, ma non capisco perché non hanno fatto un tasto che si cambia la visuale come in Formula 1. Perché non hanno fatto un tasto? Ma che poi non tiene niente. È un po' come Formula 1, È un po' come Formula 1, Giulio. Sì, effettivamente.
è una modalità sbrizzera. E non ho capito il perché, sinceramente. Cioè, perché non fa... Ma poi non tiene niente, perché non tiene? Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Sì. Sì, sì, sì. Non ho capito perché, ma probabilmente ci sarà un trofeo legato a queste prove, quindi non lo so. Vabbè, facciamo una gara normale, va, perché queste qua già mi fa passare la voglia di farle. Però volevo far vedere agli amici che sono. Infatti, perché drift? Perché drift? Gran Premio dell'Emilia Romagna. Tra l'altro c'è pure difficile, questa non si riesce a tenere in strada a normale. Non ci giocherà nessuno. Io credo che effettivamente è un po' una cosa. Ma se mettiamo 360 gradi di volante pure per le supercar? Scusa, ma se mettiamo 360 gradi di volante pure per le supercar? Sta a 900, ci credo, non gira. Ah, dici? Beh, ma un po' gira. È che non so quanto realismo ci siano in queste supercar. Porca loca. Che gringe. Ciao Bragali, amore mio, tesoro, ho vinto la gara di Gran Bretagna Silverstone di Marco Dran Sainz. È mia, amore mio. Amore, sono arrivati tre nuovi amici, il grandissimo Gianmarco, Nick. E anche c'è anche un altro ragazzo che si è iscritto. Aspetta che devo vedere come si chiama. È ME Metti con la E. Grandissimo Metti. Tra l'altro è un 3. Non sarebbe una E. Però ragazzi, è una roba incredibile sta modalità, eh. È una cosa un po' brutta. Squalificato. E vai, ciao, cambiamo modalità, va, che dall'autore è una ma perché? Perché Andrea? Perché mi devi fare un gioco con una modalità che non c'entra nulla, che vuoi andare a rubare il miele da Forza Horizon, Forza Motorsport e Gran Turismo 7? Perché? Sei un gioco di Formula 1, sei un gioco di Formula 1 Supercar, perché? Allora, Sciarderino ciaone, grande Bragali, com'è il laghetto, tutto bene? Allora, la prossima che cos'è? Austria, andiamo a farci un giretto in Austria, ragazzi. Questa è quella che faccio con l'amico Sharder Andrea. Che bello il lago. Sì. Allora, ma tu mi vuoi dire che quello, il primo ha fatto 1 e 3? Siamo sicuri? 1 e 3? Vabbè. Oh, vabbè. Ai, taglio pista. Che differenza, amici miei, da qui a Gran Turismo. Sto seguendo il consiglio dell'amico Andrea di cambiare immediatamente. Bene, bene, amore mio, sono contento. Grande Zone Boy, tutto bene? Olivia come sta? Ragazzi, è andata anche Olivia, eh? Come sta Olivia, amore? Ti diverte al lago? Entra in acqua o sta lì fuori con te?
Ah, beh, ma mica devi andare in mezzo. Ci sono le spiaggettine, quelle, quelle di sassi o quelle di sabbietta importate. Non ho visto quanto sono in classifica. Ciao, ciao Gianmarco, grazie mille di essere stato con noi. Buona gara reale, e ti aspetto quando hai un attimo di tempo, se vuoi venire sul canale, facciamo Gran Turismo con anche mia moglie stasera, credo, e tante altre cose su Formula 1 quando vuoi, ok? Io faccio le live tutti i giorni alle ore 9, al sabato e domenica quella delle 3 alle 6 del pomeriggio e quella delle 21, sia sabato che la domenica, poi chiaramente adesso che fa il bello ci saranno anche delle giornate dove salto anch'io le live del pomeriggio, che andiamo al lago con mia moglie, il cagnolino e la cagnolina e mio figlio. Ciao, ciao, ciao Gianmarco, grazie di tutto, grazie Mitico. Buona giornata. Lombardi. Lombardia, Andrea. Però a volte andiamo anche in Piemonte, che siamo qui attaccati a Piemonte, da 15 km da Piemonte. 40 km da Malpensa, siamo da Milano, siamo un po' nella zona in mezzo. Lago di Varese, Lago di Iseo, Lago di Garda, no beh, Lago di Garda ce l'abbiamo a un'oretta. Abbiamo Lago Maggiore. Abbiamo 3 o 4 laghi vicino. Tutti balneabili, sicuri, perché li hanno bonificati, a me, si spera. Comunque Andrea, come noti, ci ho preso la mano, Grazie ai tuoi consigli, e consigli anche di Manuel sul volante. Quell'ultimo giro è stato... Esatto, perché non farmi alla Maggiore invece di farmare in Sardegna, perché la Sardegna è più bella. Grande Andrea, questo mi è piaciuto un botto. E dici, invece di venire a rompere le scatole a casa mia, Giulia, io e Carla siamo sposati dal 2001. Febbraio 24 2001. Vero mio amore? 24 o 21 febbraio? No, 24. Ho in testa questa data. Grande Giulia Lord, bravissimi. 6 anni di tanti, Sì, Lago Maggiore è la pista di GT7. Sì, Andrea, c'è. Lago Maggiore è anche bella come pista, tra l'altro, ma piace un botto. Ma vai tranquilla. L'importante è stare insieme, Giulia, Ma quello è il mio tempo? Dove vieni in tribuna, bevi? Bravo Andrea. Sì, perché comunque basta convivere e ci hanno gli stessi diritti, bene o male. Sono delle leggi che sono state fatte dopo, quindi... Alla fine della fiera è solo una formalità.
Grande Lord, ecco che è arrivato subito a scusarsi perché non lo sposa. Andrea, com'è 22.000 su questa pista secondo te? È ancora tanto, eh? Dovrei abbassare un po' di più. Ah, ok. Bisogna andare al limite proprio, eh. Eccolo qua al limite. Fuori pista! Ecco il limite! Shard si mette le mani nei capelli. Porca! Caldo, eh? Caldo, amico mio. Com'è in Sardegna? Penso che lì sia ancora a gradi di calore ancora più assurdi che qui, eh? Qui bene o male abbiamo la montagna. A parte che mi hai detto che c'è anche la montagna da te, eh? Ti dico la verità, anch'io e anche mia moglie, che lei arriva dal Brasile che ci sono 170 miliardi di gradi, noi ci lamentiamo qua del caldo, ma là in Brasile è veramente una cosa assurda. Però anche Carla è caldo, ultimamente si sta lamentando. Io con due ventilatori sinceramente sto bene, ma se mi tolgo anche solo di uno dei ventilatori comincio già a grondare come un pazzo. Ah! A dicembre, grande. Volevo fare una prova, ragazzi, adesso con l'intelligenza facciamo una prova di questo genere. Vediamo info sessione qual è il mio. Allora, totale 31.000 posizioni in classifica, primo 70%. Sono 21.009 alla fine, eh? Sì, ma ragazzi, c'è 21.000 persone da 1.03 a 1.09? Siamo seri? Seri? Comunque il terzo ha la trazione, eh? Ah no, i freni antibloccaggio. Vabbè, allora, volevo fare una prova. Gara corta. Sagittario, grande, grande Lord. Occhio che alcune sono fake. Alcune sono fake cosa? Fake news.
Non lo so. Allora, vediamo un secondo, voglio capire. Voglio capire. Basta Gran Bretagna. Andiamo col mitico Charles Leclerc. Dovresti guardarti un replay. Eh sì, quello è vero. A vedere un po' com'è il replay e vedere... Sì. Allora, qualifica, tentativo e corta. Quindi, impostazione e simulazione. Facciamo una roba tipo 70, ok? Seleziona un pilota. E che cavoli. Ok, ciao ragazzi, amici e amiche di Twitch, benvenuti. Se volete iscrivervi al canale, siete benvenuti e mi farebbe parecchio piacere, ragazzi. Siamo a fare una prova... È successo un casino. No, che cosa è successo, Gianmarco? Tanto ormai la gara è finita, non è che se uno entra live secondo e quarto. Non si possono fare sfide tra amici in hot lap. Ah, che peccato. Cos'è successo nella gara? Mamma mia, oh! Ma ci può essere un momento in cui c'è un po' anche di... Madonna! Ma è una pista tranquilla! Come è successo? Oh, caspita! Oh, le gare di Marco Drums Games pensavo che erano sono più tranquille delle gare reali, raga. Superati i limiti, direi proprio di sì. Ho superato un po' i limiti, no? Guarda, appena un po' fuori. Mamma mia. Le gare di adesso sono belle complicate, con queste macchine. L'hanno incasinata mica male, raga. Io non riesco a capire perché a volte il motore della mia macchina fa quelle cose strane. Hai sentito, Andrea? Ah, solo la partenza, Wow! Grande! Che bel bordello ho combinato. Ah, che bello. Non dirmi che c'è delle Ferrari in mezzo. Cacchio, primo Verstappen e terzo Hamilton. No, di nuovo, sì, Shard. Wow, raga. A livello 70 di... Cos'è sto bobo? No, nessuna Ferrari. Oh, questa è una bella notizia. Grande Gianmarco. Concluse le qualifiche. Oh. Rivediamo le prime tre posizioni attuali. Verstappen, Perez e Carlos Sainz. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia... Madonna, sono ultimo? Con un giro così? Voglio vedere una gara a tre giri con l'intelligenza artificiale a 70, amici. Voglio proprio vedere. Secondo me non si può fare, bisogna veramente andare forte per arrivare a 60-70 in questo gioco, perché in Formula 1 la facevo nel 2021. Probabilmente o avevo capito il gameplay del gioco o avevo capito il...
Ciao Giuli! Go, 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 go! Andrea, ho bisogno di te. No, Andrea, ho bisogno. Se c'è. Ho capito perché vado piano. E forse è stato lì il problema. Quando Andrea mi risponderà gli faccio notare una cosa, che non so se l'ha già vista. Oh ragazzi, eccolo qua. Andrea, quando ci sei batti un colpo che ti devo chiedere una cosa. Anche te, Sharder, ci sei Sharder? Ma è ridicola sta cosa, raga, è ridicola. Poi il 70% della IRS ora attivo. E che tempo fanno questi qua, scusami? Io ho fatto 1:08. Lucas! Grandissimo! Devi vedere che gara è stata fatta qui da Marco Dransgate, amico mio! Ha vinto Sainz, Marco Drans, incredibile! Guarda qui che bella uscita! Incredibile al 70% dell'intelligenza, come non riuscire a beccarne neanche uno! Grande, grande Lucas! Cosa ti porti oggi, Lucas, in live? Cosa fai oggi? Vai a sparare e a rovinare banche o... Questa vittoria a Spielberg, una prestazione magistrale del team. Allora, hanno riciclato le persone, ragazzi. Quel video lì l'ho visto anche nella Ferrari o in qualsiasi persona, c'è sempre quella tipa lì. Hanno riciclato le persone, incredibile. Mamma mia, sono tantissimo a Fallout questa sera, era molto che non ci giocavo. Ah, bene, bene, bene. Grandissimi, grandi, grandi. Bella lì, raga. Hanno migliorato Fallout 76. Bene, bene, buono a scoprirsi. Ci sta. Stasera o Predator o DBD, Day by Daylight. Bella lì, bella lì.
E ormai ti sei preso anche con DBD, eh? DBD è tanta roba, amico Lucas. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento. DBD, ma chi è stato il pilota? DBD del è bello. Oggi voglio fare il nome di Carlos Sainz. Che sono, raga? Tanto sonnos. E pensare che normalmente faccio 2 o 3 ore di live al pomeriggio. Oggi è veramente stanchevole. Si può dire stanchevole? Si può dire, perché faccio quello che voglio. Ho notato... No, mamma mia, incredibile. Ansa pura DBD. Sì, allora, quando sei ricercato dal mostro è tanta roba, amico mio, eh? Tanta roba, è vero, hai ragione. Ma che cos'è sta roba? Mi ha chiamato. Sì, Andrea, sì. Avevo bisogno di te. Allora, è successo un problema che credo che, tra l'altro, che ogni tanto fa connessione ma sta sulle scatole, che praticamente mi entra il freno mentre accelero. Ecco perché grandi risate ieri con gli amici su Fall Guys. Ah, caspiterina, ma dimmelo che giochi a Fall Guys, no? Che ci facciamo una bella... Ho votato per il ban di Giulia. Che ci facciamo una bella giocata a Fall Guys, amico mio. Modalità sorpasso alternata, mantieni. Grilletti adattativi. Forte, pannello impostazioni auto. Allora Andrea, ho un problema. Amio. Il freno. Ok, vedi? Sterzo. Accelera tutto, frena tutto. Ok. Però a volte mi entra il freno mentre accelero. Allora, qui in teoria è giusto. Eccolo qua. Vedi? Vedi cosa fa? Guarda Andrea, guarda! No. Guarda, Allora. Aiuti. Frenata assistita, no. Freni antibloccaggio, sì. Però ho notato che acceleravo. Hai presente la zona morta che non so se c'è qua però. Non lo so, amico mio. Non lo so. Perché vedo che c'è ancora tanta gente qui su Gran Turismo. Frenata antiblocco. Frenata antiblocco ce l'ho, sì. Facciamo no? Proviamo? Madonna, sta roba che continua. Prova a toglierlo. Che cos'è sto showroom virtuale? Ah, che si vedono le macchine.
Figo. Bello. Proviamo. Facciamo Gran Bretagna, che l'ho fatta fino adesso, che dovrei averla imparata senza il blocco vediamo se mi fa ancora quel problema lì che ogni tanto quando accendo, ti ricordi che tu mi hai detto prima anche il motore strano, gira strano, perché ho visto sulla barra sotto che entrava il freno. Ah, che bello. Allora, è molto, molto più simulativo, raga. Visto? Hai visto? Guarda che entra il freno. Non c'ho il piede sul freno, eh. Madonna. Guarda qui, guarda qui. Basta mettere a medio, raga. Allora io non lo so, Giulio. Guarda, vediamo se guarda la... non so se tu riesci a vederla bene da Twitch, perché io la vedo bene chiaramente avendo il 4K. Vedo proprio che si muove anche adesso, vedi? Va, va, aspetta, eh. Adesso no. Eccolo qua, vedi che appena appena punta un po' il rosso. Quella linea dovresti toglierla, perché? Ma sul... Oh, va qui che si inchiodano. Cazzo di miseria. È solo sulla la traiettoria ideale della parte quando si va. No, è media adesso. È media. È un po' la zona morta, nel senso, è presente su Assetto Corsa che c'era, che potevi impostare da quando il pedale funzionava a quando non funzionava, no? Quella lì che si chiamava zona morta, adesso non mi ricordo, o la zona d'azione, è quella che bisogna impostare, ma non credo che ci sia qua. Per un gioco simulativo è importantissimo quella zona, perché non vorrei che appena appena sfioro il freno, adesso addirittura devo vedi? Vedi, vedi che entra? È come se dà un tocco di freno invece di accelerare. Sì, perché non mi trovavo. Allora, vediamo un attimo impostazioni. Allora, come aiuti è medio. Freni antiblocco no, anche se è una rottura, però se per imparare. Comandi. No, facciamo una cosa. Attenzione, forza. Cioè, qui era meglio. Elite è 0. Personalizzato, ho messo solo medio e aiuto i boxi perché è una rottura di coglioni, rilascio i box, è una rottura di palle, RS, DRS, non c'ho voglia di schiacciare il tasto e tutte le volte lo perdo. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissime, grandissime. Stiamo quasi arrivando alla fine della nostra live. Aiuto RS, DRS, mi sembra che si toglie. Allora, questo qui
il DRS è l'ala mobile dietro che non mi interessa aprirla, poi non schiaccio bene i tasti sul e l'EDS, che cos'è quello della l'RS è... ma no, ma è proprio io ho capito che cos'è. Su assetto corsa competizione c'era una cosa che si poteva infatti era una cosa che si poteva fare. C'era una specie di... Sì, ma quello non credo che sia solo curva. Allora, c'era... Esatto. C'era nell'assetto corsa un coso che, per dire, io schiaccio il pedale del freno e gli dico da quando incominciare a calcolare di frenare o no. Capito cosa intendo? Vibrazione FISB, intensità, effetti su pista, schiaccia, cioè allora eccola qua, la zona morta, saturazione sterzata, zona morta acceleratore, zona morta saturazione, zona morta freno. Facciamo 10. Lineare, allora, ti permette di sedere nel creando controllo. Prego, la differenza di sensibilità tra il punto azionamento e il resto del pedale del freno. Un valore elevato, la pressione iniziale meno sensibile. Eccolo qua. No, questo dipende anche dal pedale. Zona morta. La quantità di freno necessaria nell'input. Registrare qualsiasi input, ecco questo. Vediamo un attimo, facciamo 10-10, saturazione freno, il punto massimo è quanto vai, ok, no, saturazione del freno non mi interessa. Allora, salvo il mio fotografico come controllo. A più tardi, amore mio! Ti aspetto a casa, amore. Ciao. Allora, vediamo un attimo. Ok, vediamo se lo fa ancora. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Allora, a me sembra che non lo fa più. Controlliamo un attimo. Dai, dai, dai. Allora, con... Vai Sassozzi che prende la gomma. Allora, facciamo una cosa perché, raga, se no qua non ne veniamo più a capo. Allora, antiblocco sì, perché ne ho pieni le scatole. Ricominciamo il giro. Ma no, ho sbagliato. Vediamo allora, se ho risolto il problema che ogni tanto frena, che era veramente non buono. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Formula 1 2022. Grande Trams. raga, grande Trams. Sto provando delle impostazioni, amici, eh.
Fai così che il tram si gira e cavolini di Bruxelles. Ok Andrea, la zona morta l'ho risolto, era proprio quello, ma l'avevo capito perché mi era successa la stessa cosa su Assetto Corsa. Passaggio in quinta, non si può non si può accelerare raga, in quinta a 200 all'ora si gira. Porca loca. Sì, ma senza controllo trazione come si fa? Cioè, oh Charder è a 180 all'ora, do dentro gas e si gira. E neanche tutto a botta, Ok, ho la sensibilità al piede e ci sta. Ok, essere tante ore e giocare solo un gioco e ci sta. Caspita, ma... è anche questione di sensibilità. Quello è il mio tempo, che ho fatto col controllo di trazione massimo. Sì, sì. Effettivamente è assurdo. Va là. Perché giro annullato? Va. Madonna, anche in sesta si gira, oh. Va. Boom. Però sono un po' testardo, nel senso, vorrei proprio giocare senza, con controllo di trazione medio, un po' come in GT che vado con il TCS all'1, a 0 no perché... Ah, sei a medio qua? Vabbè, stai correndo come sto correndo io allora. Io mi giro però. Mi giro ancora a medio. Va. Mmm.
Bisogna fare tantissimi giri, raga. Su, provare. Ciao ragazzi, ciao ciao Lord, grazie di essere venuto, ciao amico mio, ciao Giulia. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, Marco Dranz, Formula 1 2022. Ciao, ciao Giulia, grazie mille amica mia, grazie di essere passati, eh. Grazie, 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 a stasera, stasera ore 21, Gran Turismo 7, c'è anche l'amico Shard, facciamo un po' di online. Ciao Giulia, buon filmetto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, come state? Buona domenica, facciamo un po' di Formula 1. Porca loca, era buono, era buono, era buono, il giro buono. Ah, ragazzi, era un giro buono, era un giro buono, era davanti alla mia. BMW, bella Charger, oh, davvero grande Andrea, quanto hai fatto, quanto hai fatto, porca loca, va qui che roba. Io voglio cogliere, io voglio correre con gli aiuti, come sapete, un po' meno, no? 1,32, io ho fatto 1,35, amico mio, come hai fatto a fare 1,32? Ah, ma su quale pista, scusa? Su Gran Bretagna? Ma dai, ma non è, ma non è giusto, era tutto il contrario il joystick, non ha ritorno al trufo. Ah, Gran Bretagna, Gran Bretagna, grande, io ho fatto 1,35. Vediamo cosa riesco a fare adesso. Comunque ho risolto quel problema, eh. Ah, 1,33, grande. Ah, in gara ha fatto 1,35 allora. Allora, ho tolto il medio, anche se secondo me si va più veloci, però sì, sì, bravo, 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 voglio correre col PCS almeno al medio. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. È una differenza epocale.
Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Formula 1 2022, Marco Trans Games. Buona domenica a tutti. Abbiamo appena finito di fare la gara completa. Andrea 31,3. Grande amico mio. Ci stiamo sfidando a suon di microsecondi. Sto facendo un po' di allenamento ragazzi, perché comunque abbiamo fatto Silverstone oggi, è stata una buona gara, ha vinto Marco Dram Sainz. Allora, sono sopra al cosino, No. Qui bisogna buttare giù due marce, non c'è niente da fare. Ai. Ho fatto lo stesso errore. Ciao amici e amiche, benvenuti Marco Trans Games, il drago è arrabbiato oggi, però siamo riusciti ad arrivare primi nei 60 giri della gara di Gran Bretagna con Carlos Sainz, l'abbiamo vinta, noi abbiamo vinto la gara. Io e l'amico Sainz, Marco Trans Games al volante della macchina di Carlos Sainz, abbiamo vinto. Facendo un po' di tempi per competere un po' con l'amico Andrea. Mi sto migliorando ancora raga, sto scendendo ancora giù un pelo. No, come ho fatto male sta curva. C'è una mosca anche che rompe le scatole. Uuuuuh!
Ciao amici e amiche di Twitch, sto provando un po' di giri veloci, vorrei provare ancora a fare una garettina per poi lasciarci, ragazzi. Ah, ho brancato dentro un po'. Sto correndo praticamente sopra il mio fantasma del giro prima, è uguale, è identico, raga. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi, iscrivetevi al canale se vi piace. Abbiamo fatto la gara di Gran Bretagna prima e ha vinto Sainz. Marco Dram Sainz. Ma perché mi ha annullato il giro? Ciao Vertex, amico mio, come stai? Grande Vertex! Non ci vediamo più dall'altra sera che stavamo giocando al Gran Turismo. Amico mio, come stai? Allora, abbiamo fatto una gara pazzesca oggi di Formula 1, un'ora e mezza, e ho vinto il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. Grande Dram. Silverstone è di Marco Dram Game. Formula 1 2022 è bellissimo, Vertex, veramente fatto bene, però bisogna, vero Sharder, bisogna ambientarsi un attimo, non è facile. Bisogna ambientarsi un attimo, Vertex, è davvero tanta roba, Ecco, sto sbagliando le prime due curve che non le ho mai sbagliate, raga. Oh mio Dio. Questa porta fuori sta curva, Secondo me riesco ancora a migliorarmi, però devo stare attento alle... Ciao ragazzi, buongiorno amici di Twitch, buona domenica a tutti ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, grandissimi. Formula 1 2022, Formula 1 2021, GT7, assetto corsa competizione e tanti altri giochi, Fall Guys con la mitica Kimberly, con mia moglie Carla. Warzone con Zubitutto TV, con l'amico Morris Gamer, uno dei più bravi giocatori di Call of Duty in Italia, dei Kulek, il mitico amico Morris e Maurizio, il suo papà, grandissimo. Il live, porca loca, fortissimo, con zio Mario XZ, l'amico zio Mario.
tante belle live con Andrea, con Shard, Kevin, Lord, Julie, Monster, Loki, Manuel, tanti tanti amici. Thoradin, anche se non riusciamo mai a beccarci per via del suo lavoro a fare una live insieme, io e l'amico Thor. Allora, qua ho un buon margine, se poi vado a perdere tutto dopo. Ciao amici e amiche, come state? Buona domenica a tutti. Questa curva qua che me la gioco un po', me la gioco un po' male, sinceramente. Allora, diciamo che a livello giri 1.34, no, 1.37, sì, 1.31.344. Scuderia Ferrari, miglior tempo personale, questo che devo vedere, no? No, 1.31.3. No, 1.36. Ah, penalità. Allora, quello ho fatto 1.37.4, però con la penalità. Quindi 1.31.4. Come si fa a vedere? Frequenza, trofei, sicurezza, abilità. Che cos'è? Profilo, replay, giro, replay, profilo forse, no, ok, no, avanza, come faccio a vedere gli altri? 1.37 è il tuo, 1.37, sì, però c'era la penalità, non l'ha dato buono, però sì, ho fatto 1.37, beh, non giro piano, Io volevo fare una pista. Ah, Miami, caspita, Miami, c'è quel pezzo finale che è un disastro per me. Dai, facciamo Miami. Sì, è bella, ma proviamo a farla con la con Verstappen, dai. Facciamo Miami 60%, raga? Da urlo. Mamma mia, come sono stanco, ragazzi. Come sono stanco. Benvenuti nella città magica. Siamo oggi all'autodromo internazionale di Miami che si integra con l'Hard Rock Stadium. Vediamo ora la... Valsecchi ci offrirà le sue conoscenze anche oggi. Ci facciamo sta garetta, amici. E poi bisognerebbe fare anche gli assetti, Gli assetti sono molto importanti in Formula 1. Go, go, go! Penso di sì, sai?
Dove l'ho fatta prima? Ah, l'hai fatta prima qui? Ma com'è il cambio il motore di questa macchina? È così veloce? L'ha cambiata? Oh raga, è un bordello sta pista. Dai. E sei arrivato cosa, Shader? Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. L'Honda è particolare come motore, eh? Secondo, amico. Madonna, ma che motore differente la Ferrari dalla Red Bull, eh? Tanta roba di diversità. È la prima sta curva. Stagli sotto, appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Ma no, non frenano loro, frenano tantissimo, raga. Ma avete visto? Praticamente arrivano a manetta, incredibile, perché ho fatto sta pista? No, facciamo, via, sta, devo impararla. Facciamo Monzetta, dai. Ci facciamo Monzetta e poi ci salutiamo. Allora, Grand Prix nuovo, Monza. E me lo voglio fare con Sainz. Madonna ragazzi, senza ventilatore è una cosa fuori da ogni logica del mondo. Mentre i piloti salgono sulle monoposto e raggiungono la griglia di partenza, noi ci fermiamo ad ammirare la magnificenza di questo circuito. Italia, Monza. In teoria bisognerebbe anche guidare da dentro, ragazzi, ma non ce la faccio. Via!
Ciao amici e amiche di Twitch. Vediamo se scappa Pere. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Bisogna trovare degli assetti per queste macchine, eh? Chi sei l'amico Perez, eh? Avvertimento taglio curva, mizga! Sta dritta! Vabbè, incredibile! Oh, va Perez come sperrazza! Averti detto taglio curva, c'ha anche un po' ragione. Caloca! Scusa, scusa! Dovrai scontare dei secondi. No! Penalità perché gli sono andato addosso a Leclerc! Penalità perché ha tagliato fatto! Ma non è possibile! 50 secondi di penalità! Possiamo usare il DRS, DRS disponibile. Ah, il mio compagno è entrato al box! Scusami, scusami Claire! Non l'ho fatto apposta! Non l'ho fatto apposta! Ti giuro! Non volevo! E diciamo che con questa gara che non riesco assolutamente a prendere l'amico Perez. Sembro un po' ubriaco e non riesco a... Anzi, tra l'altro mi dà pure paga. Non scherza Perez, eh? Uno 24, Perché la sbaglio sempre questa qua? Non è la curva che sbaglio. La prendo troppo veloce. Tanto ormai lo sanno tutti che con 14 secondi sono tipo 27esimo.
E quando lo becchiamo più Pérez? Pérez a 3,5. Verstappen! Che paga che va dato in frenata! Che paga, raga! Ah, e l'ho cannata ancora, e l'ho cannata ancora anche all'ultimo giro per andargli vicino. Alonso, altri 2 secondi, ma diamocene ancora di penalità, ma avete rotto l'alettone, balordi. Tipo diabolic, ragazzi, tanto ormai sono ultimo. Charles, ormai è andata. Vediamo la parabolica senza alettone davanti. Tiene, non è male. Quasi prendo Russell. E il botto a momenti di vantaggio. Incredibile. 19esimo, bellissima esperienza di... Verstappen è stato bravo. Non si può. Hai imparato a giocare. Bella Manuel. Sì. Allora, diciamo che ho ancora... C'era una zona morta sul freno. Nel senso che mi frenava la macchina. Anche per quello, Manuel, andavo così lento sabato sera. C'era... Ho dovuto impostare a 10 la zona morta. Praticamente, quando deve... Quanto schiacci... No, Manuel? Cioè, io appena tenevo soltanto il piede, o comunque anche senza tenere il piede, lui andava a frenare. Quindi ho dovuto... ma possiamo fare la carriera? Sì, direi che si può. A questo punto, Charles, possiamo fare la carriera, sì. Possiamo incominciare a fare la carriera. Non in questo momento, perché sono distrutto. Ti chiedo scusa. E sto anche abbandonando la live per vedere... riposarmi un attimo. Perché stasera ci abbiamo anche Gran Turismo 7, lo facciamo online insieme. Però possiamo, a questo punto direi che sono a un livello che non esco più ogni curva, quindi possiamo tranquillamente cominciare il campionato, ma lo ricominciamo da capo, eh? Io e Charder Design, ragazzi, vi aspetto, ovvio, sì. Dimmi tutto, Andrea, cosa hai combinato? Che record hai fatto? Non dirmi che hai fatto 1,29 perché... 1,30! Allora io ho fatto 1,37, 1,32 mi hai superato, risuperato, grande Andrea, così mi piace, Grande Andrea. Allora, vediamo un attimo gli highlights, perché penso che questa gara è stata bella incasinata, eh? Allora, io parto quarto, partenza non delle migliori, tra l'altro loro schizzano in maniera quasi incredibile, impressionante. Guardate qua, un bel tozzo, fatto bene, però dai, sono ritornato dentro senza brancare dentro nessuno. Ho tenuto un po' tutti dietro, devo dire la verità. Povero Charles Leclerc che è dovuto entrare, l'avete visto dietro nell'angolino che è entrato in box? Sarò licenziato dal team entro fine gara, eh? Incredibile sta cosa. Qui è... Questa è stata la decisione migliore della mia vita, però dovevo ridare la posizione, quindi qui mi sono beccato 14 secondi di... gli ho ridato. Oh my god! Incredibile sulle barriere Marco Drans Games. Ah, un altro alettone fatto fuori il rientro, grande, e lì mi sa che sono beccato altri 2 secondi di penalità, credo proprio di sì. Senza alettons, guardate che bella la mia monoposto senza tutto quel bel alettone, perché metterlo quando si può andare in giro anche senza, Charder, cosa ne dici? Perché metterlo alettone quando si può andare in giro anche senza. Oh raga, io guarda, proprio perché
ho l'ultimo sprazzo di voglia, me ne farei un'altra. Vediamo un'altra, mi faccio un'altra gara veloce di 3 giri, eh. Poi basta, però poi ragazzi, davvero sono veramente troppo stanco e ci vediamo stasera alle ore 21. Vediamo un circuito che mi piace. Ciao amici e amiche di Twitch, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, grandissimi. Allora, vediamo un attimo. Austria, Francia, Ungheria, Belgio, Olanda. Belgio che cos'è? Ah, Spa. Possiamo farci uno Spa. Possiamo farci uno Spa, eh? Cosa ne dite, raga? Dai, facciamo Spa. Dai, facciamo Spa. Ferrarina e corriamo con Sainz. Oggi mi piace correre con Sainz. Non so com'è andata la gara, sta mosca che gira in giro. Non so com'è andata la gara e vedrò. Dai, ti sfido in Spa. Dai. Vediamo cosa faccio, eh? Vediamo cosa faccio in Spa. Però non è il tempo di circuito, eh? È gara. Qui siamo. E non dirmi che piove, eh? Non dirmi che piove, perché giuro che esco e la rifaccio su. No, non piove. Però c'è un tempo un po' brutto, eh? Un po' freddino. Vai! Passato Hamilton, sverniciato Hamilton. Gas a martello. Ah, qui ragazzi, me la sogno ancora di notte la prova che ho dovuto fare, la patente di Gran Turismo, raga. Che roba. Allora, la prima volta che faccio Spa con la Formula 1 2022, eh? O stanno incollati, raga. Completamente cannata. Stanno incollati, eh? Incollati, francobollati al mio scarico. Spa Francorchamps, Formula 1 2022, ragazzi. Buona domenica a tutti, Marco Drums Games, mi raccomando di seguire il mio canale se volete vedere tante live su Formula 1, Gran Turismo 7, Fall Guys, Assetto Corsa Competizione, Warzone, Fortnite e tanti altri giochi al Day One fighissimi che poi dipende da volta in volta decido cosa portare. Xbox Series X, PlayStation 5, ragazzi, primo da queste console. Ho anche un canale YouTube dove c'è un sacco, 1500 video, unboxing e tante cose, tante belle rubriche nuove. Adesso voglio fare i just chatting anch'io con i miei amici. Andrea, Sharder, Manuel, Loki, vabbè, Loki penso che non c'è, è un po' che non scrive. Volevo farvi una domanda,
Se ci siete battete un colpo, amici miei. E anche se siete arrivati, siete nuovi e non siete iscritti, volevo chiedervi una cosa: se vi piacerebbe che facciamo delle live just chatting, quindi che chiacchieriamo, parliamo di videogiochi, parliamo di tante altre cose, solo a parlare, nel senso con la condivisione delle webcam, e chiacchieriamo in just chatting. Anche tu Kevin, eh? È ovvio. Kevin? Sharder? Andrea? Andrea sta correndo, non penso che mi sta cagando adesso. Non so neanche il tempo che ho fatto, eh? Per vedere con Andrea. Allora, mi è arrivata una mail oggi dai creator di Twitch che il just chatting è salito del 150%. 150%, ragazzi, quindi vuol dire che facciamo una live, chiacchieriamo di videogiochi, portiamo diverse cose con cui parlare, perché chiaramente bisogna intrattenere e portare vari argomenti, e farlo con le webcam, quindi ci scambiamo. Orca loca! No. Telefono stato. Oh, ciao Sharder, dai, ci vediamo stasera, amico mio, eh? Comunque ti piace come idea? Possiamo parlarci sopra un attimo, eh? Ciao Sharder, ciao amico mio. Anch'io adesso, ragazzi, faccio l'ultima. Volevo fare uno spa, vedere un attimo con l'IA al 70% come me la cavavo, e devo dire che un po' ci sto prendendo la mano come Formula 1 2022. Ok, grande Charlie, dopo ne parliamo. Bisogna fare una prova, in settimana facciamo una prova del just chatting, e poi devo capire come si mette la categoria just chatting. Ciao amico mio, ci vediamo stasera alle ore 21 per tutti ragazzi, Gran Turismo 7 con Marco Drums, Bragali TV, quindi corre anche mia moglie, il mitico Sharder online, il mitico Kevin e tutti gli amici, Andrea se c'è, anche la Mosca, ci sarà anche la Mosca, che mi ha perseguitato tutto il giorno durante la gara di Gran Bretagna. E mi ha fatto perdere il piccolo vantaggio che avevo, sta mosca. Allora, nel naso viene. Ma si può avere una mosca nel naso? Ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, amici. Se siete iscritti, grazie. Oh, sta mosca ha deciso che deve morire oggi, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti al canale di Marco Drums Games, Formula 1 2022. Stasera portiamo Gran Turismo 7 insieme agli amici di Twitch, che se volete giocare con noi, insieme a mia moglie correrà anche Carla. Mia moglie adesso è andata al lago, ma tra poco torna, e sicuramente si farà una corsetta stasera insieme all'amico Shard, insieme all'amico Andrea, insieme all'amico Kevin. Se c'è Manuel, Loki, chi vuole entrare, ci facciamo una bella corsetta, tanto per divertirci. Abbiamo anche una scuderia, si chiama MDRT, Marco Drums Racing Team. Abbiamo le livree su Gran Turismo, le livree proprio personalizzate, bellissime. Venite anche solo a vedere le nostre livree stasera, se vi va. Se non volete giocare con noi non è un problema, rimanete in chat, chiacchieriamo, ridiamo, scherziamo e passiamo un po' di tempo insieme, ragazzi, divertendoci con della buon Gran Turismo, delle buone macchine, un po' di compagnia, chiacchieriamo in chat, quindi scrivetemi in chat così vi posso salutare, vi posso rispondere, vi posso raccontare qualcosa. Ecco, Andrea ha fatto 1.48, cosa ho fatto io Andrea? Non lo riesco a vedere qua. Forse alla fine lo vediamo, dai Andrea, rimane l'incognita di quanto ha fatto Marco Drums Games. Andrea, ti stavo dicendo prima che volevo fare un just chatting, mi è arrivata una mail oggi di Twitch che just chatting è aumentato del 155%, quindi sono
quelle live dove ci si mette tra amici e chiacchieriamo sui giochi, sulle cose. Possiamo fare anche delle belle live anche tecniche, magari su Formula 1, sui vari giochi in singolo, oppure anche di giochi in generale, sui giochi che dovranno uscire, con magari le webcam è molto meglio, si condivide la webcam e ci facciamo proprio delle live fichissime così. E ti volevo dire se ti piace come idea venire a vederla, o se anche magari poi dopo ci sentiamo comunque su Discord, chi vuole partecipare sarebbe veramente una cosa fighissima, anche perché è un format che io non faccio sul mio canale, quindi mi piacerebbe ogni tanto portarlo, fare un po' di chiacchiere, quattro chiacchiere anche magari un po' tecniche con qualcuno che è bravo a mettere a posto le macchine, gli assetti, a fare le impostazioni, come mi avete dato una mano voi a fare le impostazioni. Qui me la vado a giocare alla fine, raga, me la vado a giocare all'ultima curva. Ho visto che era di fianco, ho visto che era di fianco, ragazzi, ha vinto la gara 70% di difficoltà della IA. Grande Drums. Andiamo a vedere le highlights, vediamo la replay e poi ci salutiamo e ci vediamo stasera alle 21. Oh, e andiamo a vedere anche il tempo, perché l'amico, oh, Carlos Sainz, almeno meritata vittoria. Questi cambiano soltanto la maglietta, ma sono gli stessi, ragazzi, quindi hanno la stessa gente, i box, o sono loro che cambiano la magliettina e vanno a lavorare per altri. Incredibile che hanno riciclato le facce dei box, sono quattro persone, vabbè. Però l'importante è le macchine, i circuiti, la guidabilità, e che davvero è un bel gioco, e questo lo è. Graficamente poi è veramente fatto bene, non ci sono cali di frame, quindi quando giocate è veramente fatto bene. Questa è versione PlayStation 5, ci sono dei problemi nell'online, infatti si è anche scusata la Electronic Arts chiedendo scusa alla gente che l'ha comprato, che c'è stato problemi all'online, infatti un sacco di gente si inchiodava la console addirittura. Non è di certo come Silverstone che ho vinto dopo. Ciao Andrea, non guardi neanche, ciao Andrea, guarda soltanto Il tempo, amico mio, aspetta che ti faccio vedere il tempo. Come definiresti il miglior pilota di giornata? Oggi migliore, 1.51, possibile. Mamma mia, che tempozzo. Ciao Andrea, stavi bene, amico mio. Ciao. Visualizziamo gli highlights e ci salutiamo, ragazzi. Le partenze. Ma sono partito anch'io uguale, Forse perché la Mercedes ha un. Però l'ho fregato. E diciamo che a pista libera ho vinto. Prima volta che provo Spa. Belle ste riprese, ragazzi, Guardate le gomme come sembrano davvero che toccano l'asfalto e che non siano tipo le macchine messe lì. Sapete come una volta, no? Che sembrava che erano scivolose, che erano galleggianti. Questi sono gli highlights, quindi le cose migliori che ci sono state durante la gara, e non c'è stato nulla. È proprio una gara piatta. Eccoli che aprono l'alettone, l'aletta mobile. Va bene, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, grazie per essere stati con me oggi pomeriggio, domenica, una domenica calda, comunque è stata molto divertente, piena di grandi emozioni in questa Formula 1 2020-22 di Marco Drams. Ha vinto Carlos Sainz primo, e abbiamo fatto un po' di cosettine anche dopo, come garettine a parte. Io vi aspetto stasera alle ore 21 con Gran Turismo 7, correrà anche mia moglie, ci sarà anche Olivia, il cagnolino, e i nostri amici Andrea, Lord, Shadow, Sharder, Kevin, e Manuel, Loki e tanti altri. Quindi vi aspettiamo stasera, vi aspetto il drago arrabbiato che sputa fuoco, perché a volte non sputa fuoco, Adesso è un periodo che è arrabbiato, quando poi si calma un attimo non sputerà più fuoco, e vi aspetto, ragazzi, vi aspetto stasera alle ore 21. Adesso ho una certa età, quindi vado a fare un bel pisolino
con i ventilatori attaccati, che ci sta tutta come cosa, eh? Magari guardo un filmettino oppure farò qualche video per il canale YouTube. Adesso vediamo un attimo in base a quello, la voglia che ho. Ciao amici, alla prossima, ciao. Ci vediamo stasera alle ore 21, stasera alle ore 21, vi aspetto. Ciao ragazzi, da Marco Drums, Marco Zanesi, vi aspetto stasera ore 21 sul canale di Twitch, e comunque andate a vedere anche il mio canale YouTube, che ci sono tutte le live registrate. Ciao a tutti ragazzi.